Signore e signori, bentrovati. Appuntamento con Bolaffi dedicato alla filateria. Un saluto carissimo, grazie per chi si è collegato adesso per essere con noi. Grazie a chi invece ci ha seguito già nel pomeriggio con alcuni canali 132 e Sky 825, ma adesso si aggiungono, come ogni martedì sera, si aggiunge al nostro pubblico anche abituale legato alla passione di Franco Bolli o alle curiosità che la filateria può ispirare dal punto di vista storico. Saluto ancora Massimiliano che è stato in mia compagnia anticipando l'orario di presentazione, è stato con me nelle tre ore precedenti. Questa sera sarete in mia compagnia, però anche in compagnia del nostro centralino capeggiato da Cristina, con Alberto alla telecamera ed Enrico in regia. Un argomento, quello filatelico, che dobbiamo dire, grazie alla vostra presenza, guadagna sempre nuovi ascolti, anche perché si tratta alcune volte di un ritorno, non dico un antico amore, però certamente nel ricordare qualche collezione fatta in passato, quando più o meno chi aveva, diciamo, la mia età, o anche un pochino più adulto, o anche qualche anno in meno, e ricorderà che in effetti prima dei cellulari, dei telefonini, degli smartphone, eccetera, esisteva un modo di guardare, al di là delle fotografie e degli album da sfogliare, di guardare il francobollo con una curiosità, diremmo, molto particolare, e non stiamo certo parlando di tanti, tanti, tanti anni fa, cose abbastanza, cioè decenni, abbastanza vicine a noi. Quindi riscoprire magari questa passione e rendersi conto che non era soltanto uno scambio fatto di piccoli oggetti, simili alle figurine, ma ancora più ridotti nel termine, anche se sono delle parole che accomunano questo linguaggio tipo album, ma in realtà diventava veramente una forma di collezionismo appassionante e che impiegava e richiedeva, e attenzione, questo potrebbe essere un'idea in più, quella capacità di analisi, ma anche manuale, nel collocare un francobollo, nel rispettarlo, nel fare attenzione a non sciuparlo. Oggi le nostre dita corrono veloci, le mie non tanto, ma magari per alcuni molto veloci sulle tastiere, e quindi si perde un po' quella familiarità con l'oggetto, la consunzione, qualcosa che va preservato e che nel tempo può guadagnare valore quando, nella maggior parte dei casi, nel tempo un oggetto tecnologico diventa obsoleto. Però attenzione, sarebbe un errore magari immaginare che significa questo un rifiuto della modernità. Abbiamo dei cataloghi online molto importanti, abbiamo delle forme anche di comunicazione online importanti, siamo noi stessi in televisione e siamo in streaming. Quindi non si tratta di un rifiuto, però si tratta di poter accostare, e potrebbe essere un consiglio anche a giovani, magari non so, giovani nipoti, giovani figli, nell'abituare un po' a questa attenzione nel guardare, nell'osservare, perché è proprio questo che permette anche di tenere un po' lontano quell'invecchiamento, diciamo, mentale fatto di cose non stimolanti. Ovviamente ognuno in questo potrà scoprirne, magari nelle nostre trasmissioni, non ne sarebbe la prima volta, questa passione, e altri molto esigenti collezionisti saranno in attesa di valutare, addirittura forse l'errore, no? Cosa che evitiamo sempre di fare, ma anche la possibilità soprattutto di trovare un mancolista, così chiamato, cioè un francobollo che mancava alla propria collezione. E soprattutto condividere una voce di molti appassionati, vuoi anche concorrenti, vuoi periti, vuoi certamente persone che formano la loro massima conoscenza sul francobollo, condividere quel messaggio che va portato, e cioè che la filatelia bisogna parlarne, cioè bisogna ancora ricordarla e soprattutto tenerla viva, perché in realtà gli scambi internazionali esistono, sono cambiate un po' le forme però di proporli e di valutarli assieme. Ecco perché mi piace usare un po', seguendo il termine di un nostro grande libro, Forum, no? Il Forum della filatelia, con me, con Massimiliano certamente, ma anche, attenzione, soprattutto io sono sulle spalle dei giganti, i grandi esperti della Bolaffi, che dal 1890, appunto i giganti a cui accennavo, hanno veramente costituito una realtà, diremmo, mondiale nel mondo filatelico. Quindi ecco la responsabilità e l'attenzione nel non, assolutamente, non andare a ridurre quello di cui stiamo parlando come la possibilità di una facile vendita o di trovare un momento emozionale di conferma.
sarò breve, perché adesso i protagonisti diventano loro. Ovviamente potete interagire con noi, siamo in diretta, sono le ore 21.06 circa, e, anzi più precisamente sono 21.06, vi aspettiamo ovviamente anche per vedere e dare informazioni su quello che cioè chiedere, o magari richiedere, se Franco Bolli non presenti questa nostra trasmissione, la possibilità di valutarli in un'altra trasmissione. Ci sarà poi un simbolo, un emblema legato a quella, a quella passione Bolaffi che è anche la numismatica, un emblema, un simbolo che in realtà è una moneta legata proprio al mondo del regno, più di una volendo, che potrà descrivere un momento storico dove il francobollo e la moneta avevano veramente un interscambio così vivo, così intenso, ed è anche una motivazione di quei collezionisti, non sono poi così pochi, che seguono sia il mondo numismatico che quello filatelico. Allora, abbiamo fatto una promessa al pubblico che ci segue dal canale da tre ore a questa parte. Sappiamo che qualcuno veramente meritevole ci ha scritto: vi sto seguendo dalle ore 17, beh, mamma mia, ci fa immenso piacere, e non è nemmeno così una sorpresa, ma siamo assolutamente contenti che questo esista. Devo ringraziare allora anche Erika, ad esempio, che ha contribuito fortemente alla scelta e alla logistica di questa nostra trasmissione. Salutiamo ovviamente tutti anche i consulenti Bolaffi che saranno presso di voi, se richiesto, per consegnare la conferma, la vostra scelta di questa sera, ovunque voi vi troviate, compreso ovviamente la possibilità di entrare nei nostri negozi, quindi salutiamo anche loro di Roma, facciamo un giro inverso, questa volta a Roma, Verona, Milano e Torino, proprio per venire a conoscere il mondo Bolaffi, se siete, diciamo, di passo, se siete comodi in quella realtà. Ogni vostra conferma questa sera significa poter ricevere il francobollo o i francobolli o l'intera collezione che andrete a confermare, senza obbligo d'acquisto, senza spese di consegna se saremo noi a portarli, ma anche se in caso di spedizione ne parlate con il nostro centralino, siamo perfettamente attivi anche in questo ambito. Considerino sempre, oltretutto, la possibilità di pagamento dilazionato nel tempo. Segnaliamo certe aree molto importanti come quelle del Regno d'Italia, collezioni apprezzate anche all'estero, le colonie, stiamo abbastanza dedicando abbastanza tempo alle colonie perché è un capitolo entusiasmante, ovviamente non ne parlo dal punto di vista, diciamo, di politica o di quelle che sono state le motivazioni o anche il pro e i numerosi contro di certe spedizioni, però è importante ricordare che citiamo la storia e la storia vive attraverso i francobolli, che sono testimoni effettivi, presenti, magari non oggettivi, perché molte volte l'immagine di un'impresa raccontata doveva corrispondere a quella propaganda che specialmente in un certo periodo storico esiste con frequenza. Diceva un grande semiologo, Roland Barthes, che il francobollo dimostra intanto il vocabolario comunque del nostro tempo, ma anche un aspetto positivo delle cose, perché il francobollo andrà sempre un po' a citare l'aspetto positivo dell'evento. Quando si tratterà di una rivoluzione saranno magari gli esempi rivoluzionari che vanno a dare un nuovo futuro. Quando si tratta di una vittoria o di un emblema, sarà l'emblema di una vittoria, non certo di una sconfitta. Certo, la sconfitta potrà partecipare magari in un altro modo, ma siamo in un mondo anche a volte un po' idilliaco, e questo va considerato proprio per apprezzare una positività di visione che esiste. Anche qui mi sto dilungando, ma con piacere andremo a valutare le nostre proposte. Allora, promesso, dicevo, agli amici del pomeriggio, quindi agganciamo subito la proposta anche a quelli della nostra serata, fino a mezzanotte saremo in diretta con il momento dedicato alle colonie, ma sono due momenti che ci portano un po' al termine di quello che è stata un'impresa che nasce anche nella guerra italo-turca, che si sviluppa nei possedimenti italiani in terra di Egeo, nelle diverse isole. Qui siamo un po' al tramonto, il tramonto che viene anticipato ad esempio dall'occupazione italiana in Albania, che porterà ovviamente a quella
problematica vittoria condivisa grazie ai tank tedeschi in terra di Grecia. L'Albania fu proprio un po' la piattaforma di partenza verso la conquista della Grecia, resa possibile soltanto con l'intervento tedesco. Poi di lì a poco sappiamo come è andata a finire, ma molte persone che conosciamo o che abbiamo conosciuto, penso ad esempio ai genitori o chi in prima persona, magari il ragazzino, ha sentito di quanto è accaduto. È una memoria abbastanza recente che non va dimenticata, appunto quella che fu la campagna d'Albania e quella di Grecia, francobolli dedicati. E quello che è il vero e proprio tramonto, la British Occupation, così chiamata, con il padre dell'attuale regina d'Inghilterra, che fu protagonista proprio sulle vignette, cioè sull'immagine presente nei francobolli. Quindi occupazione britannica delle colonie italiane. L'Italia si trova dopo pochi anni a essere in una circondata, diciamo così, da nemici e allora inizieranno le stoccate di quello che è proprio nel territorio africano, la conquista, e poi con le Alamanni ci sarà veramente il tramonto definitivo di volta in volta delle diverse attuali nazioni che erano divise, in realtà lo sono divise anche oggi, Tripolitania, Cirenaica, cominciano, la Libia non è più considerata in questo momento unita, anche se forse lo è auspicabile che torni a essere unita. Ma è una bellissima collezione anche questa, molto interessante. Tutto questo entra nella collezione delle colonie, quindi grande macroarea Regno d'Italia e i francobolli del Regno d'Italia. Poi specifica l'impero e quindi, attenzione, l'impero non dell'antica Roma ovviamente, ma entriamo nel mondo delle colonie. E infatti andiamo a vedere quello che è rappresentato col continente africano, il percorso fatto, anzi la presenza di questo album che contiene le diverse pagine, i diversi fogli legati alle colonie, non soltanto ovviamente quelle che vedete rappresentate con una maggiore doratura nella Corno d'Africa, Libia, nell'attuale, in questa cartina che interpreta questa presentazione, questo modo di conservare i francobolli. Ovviamente l'album non vuole essere un'imposizione, ma in molti casi, perché dice, io magari sono già collezionista, già possiedo gli album, ma in molti casi, e a chi vuole iniziare per la prima volta, potrebbe essere di soddisfazione, e in diversi casi lo diamo in dono insieme magari alle prime scelte, indipendentemente dal prezzo. Quindi stando con noi riuscirete anche a cogliere queste diverse possibilità. C'è poi in panoramica da vedere, magari possiamo proprio passare un attimo in rassegna, senza però esitare troppo sulla proposta, nel mondo del regno certamente, quindi magari qualifichiamo un attimo questa specifica visione proprio per non... Ah, ci siamo già. Allora, una busta di cui parleremo, siamo veramente agli albori dei francobolli, quindi si parla ancora, pensate, del 1860, un momento decisamente importante anche proprio per quello che sarà la formazione e la varietà di un collezionismo oggi molto molto richiesto, e cioè il tornese Trinacria su busta, importantissimo francobollo, uno tra i più importanti al mondo, pensate. Poi abbiamo centralmente, andremo a vedere per il regno, due proposte del 23, il Floreale e il Manzoni, due serie, il definitivo Floreale così chiamato con Vittorio Emanuele III, Floreale perché echeggia il momento in voga, quello dell'Art Nouveau, il Liberty così chiamato in Italia, e Manzoni, serie che come noi definiamo imperdibile perché è una serie molto classica, anche questa molto bella dal punto di vista oggettivo, dedicata ad Alessandro Manzoni, quindi una commemorativa con sempre per il 1923, con la collezione, o meglio il momento, anzi l'epoca del Regno d'Italia. Poi andremo a vedere, attenzione, abbiamo una bella possibilità, vi vorrei offrire una base, lo faremo durante la trasmissione, molto molto accessibile, magari gli diamo una lettura che è un po' un mélange, lo vedete accanto a quella scritta Castel Rosso, che è un'altra importante serie del Giro, sulla sinistra, alle spalle delle due lire,
di Vittorio Emanuele III in Nichelio, due lire che hanno avuto una loro importanza e che sono fortemente citate anche nel collezionismo numismatico e che abbiamo voluto contestualizzare al momento del regno. Vediamo però sulla sinistra tre diverse proposte che potremo legare tra loro, che riguardano voi Stati Uniti, voi Unione Sovietica, nella conquista. Termine che si usava, adesso per fortuna è un po' caduto, un po' decaduto, nella scoperta, sarebbe forse più etico dire, del cielo, di ciò che era l'atmosfera con i satelliti, ma anche la ricerca di quello che sarà poi, ecco, un potenti razzi, pensiamo a Saturno 5, la via verso la Luna. Quindi vedremo anche qua cosmonauti, parleremo di cosmogrammi, parleremo di particolari possibilità e proposte offerte al nostro pubblico. Poi Egeo che è all'interno di questa nostra collezione, ma all'interno di questa nostra collezione, e partirei proprio, ci sono altre sorprese che ovviamente non andiamo a svelare subito, partirei proprio dall'occupazione britannica delle colonie italiane. All'interno di questo volume si aprono le pagine, volume che è un po' un'esclusiva Bolaffi, preparato esattamente per poter sfogliare nel tempo, giorno dopo giorno, in una lunga vita di collezionismo, i fogli che vanno a aprirsi sul mondo, ad esempio, delle isole italiane dell'Egeo e sui francobolli, dopo le notizie informative, che vanno a comporli. Ma voglio in questo caso però invitarvi a poter, vedete la veste è analoga, a poter inserire in questo album, attenzione, album che potrà essere proposto con la scelta proprio di questo momento storico, potrete inserire l'occupazione britannica delle isole italiane che adesso andremo decisamente a vedere. Quindi andiamo proprio a centrare la pagina che ancora ci dà una bella indicazione, ma ancora non va a rivelare o a svelare meglio tutto ciò che avviene sotto il regno di Giorgio VI, Benissimo, di Giorgio VI. Quindi troviamo quello che noi abbiamo un po' definito il tramonto di un impero, l'impero è quello nostro. Troviamo una descrizione che certamente appartiene a quel dovere, a quel piacere anche di comunicarvi come le missioni filateliche hanno partecipato, hanno lavorato in questa collezione. Sono francobolli inglesi, è vero, ma è l'ultimo capitolo di quello che sono state le colonie italiane. Ecco perché entrano, no? Entrano in un certo senso di diritto in questa, non è mai una troncatura netta, si ammortizza, si va in chiaroscuro nelle collezioni. Certe volte dove termina il regno comincia la Repubblica, poi certo per definizione si dà questo termine, questo inizio, abbiamo bisogno di catalogare tutto quasi, ma molte volte è bello pensare che dove c'è, non so, sto pensando alla Repubblica Italiana, il francobollo che anticipa o la serie che anticipa la Repubblica Italiana può essere scelto sia da chi colleziona il regno come finale, sia da chi infatti comincerà ad esempio con la Repubblica. Allora, belle le immagini, grazie Enrico sempre alla nostra regia per i contributi perché ravvivano un po' e contestualizzano meglio anche la scelta di questi francobolli. È una serie che vedete è composta da i fogli, da alcune tracce di quelle che saranno possibili serie non numerosissime da inserire ancora, quindi possibili serie da apprezzare come completamento di questa proposta. Infatti, quella che vi propongo adesso è una buonissima base con i fogli che stiamo vedendo, quindi successive proposte che vi faremo potrete inserire ad esempio le sovrastampe tipografiche, quelli che sono magari non francobolli ordinari, ma che si possono trovare, che noi possiamo proporvi, ad esempio, una serie di questa chiamata soprastampa tipografica è presente perché si tratta di segnatasse. Il francobollo non è solo per affrancare una missiva, una lettera, una cartolina, ma anche come imposta di bollo appunto da pagare. Accadeva non soltanto in Italia, in questo gli inglesi furono certamente di insegnamento.
Allora, piccolo preambolo, nell'occupazione italiana delle colonie britanniche, ricordiamo, mentre già andiamo a vedere questo, dopo la conquista della zona orientale dell'Africa, la Seconda Guerra Mondiale col suo risultato cancella questo patrimonio, diciamo per noi italiani, e nel 1943 si conclude definitivamente l'espulsione del Regio Esercito ad opera delle forze britanniche e del Commonwealth. E infatti andiamo a vedere quello che sarà un momento iniziale del 42 e che poi verrà sovrastampato con una indicazione, leggo in italiano MEF, che però vuol dire Middle East Forces. Quindi la sovrastampa importante, perché crea una differenza di francobolli già esistenti, vedete one penny, guardate, e che andava a decretare per un certo ed esiguo numero di francobolli la destinazione comunque delle colonie. Andiamo a voltar pagina, andiamo a vedere, ecco qua il ritratto di Re Giorgio, il profilo di Re Giorgio. Siamo abituati magari a considerare, lo facciamo considerare spesso il Penny Black, un profilo maschile, non era così usuale vederlo. Intanto andiamo a ricordare immediatamente che il tramonto di un impero, una prima parte che possiamo indicare di 21 valori, i fogli d'album sono inclusi, questi che vedete sono compresi nella proposta, con qualche disponibilità, quindi 21 francobolli, 21 valori, a richiesta di 225 euro. Vedete che anche in questo caso, se ricordate, se avete abitudine a vedere le nostre trasmissioni, vi è un'indicazione, diciamo, locale, regionale, potremmo dire statale, perché si parla di un territorio che è diventato poi uno Stato, e cioè la Somalia. E quindi in questo caso si va proprio a vedere questa peculiarità dedicata proprio alla Somalia, anche perché ricordiamo che la Somalia britannica era già britannica, l'Italia conquista quel corno d'Africa, ma circondata da possedimenti nemici, ricco sì di uomini perché molti italiani scesero, ma non di mezzi e materiali. Si trova l'Italia con vie di rifornimento interrotte. Questa è la proposta numero 17, a 225 euro. 225 euro la proposta che vediamo, appunto la numero 17, che andiamo immediatamente a poter considerare. Sì. Eccellente. Qualche chiamata, assolutamente qualche chiamata disponibile. Benissimo, Luigi da Novara. Quindi andiamo intanto, esatto, intanto osserviamoli bene, li stiamo vedendo, li stiamo valutando. Esattamente, esattamente, e dobbiamo arrivare, non li stiamo ancora vedendo tutti, signori, siamo bravissimo. Chi ha collezionato colonie, chi ha seguito le colonie, non manchi questo appuntamento ad esempio anche i segnatasse che vediamo in questo caso sovrastampati Tripolitania. Quindi dicevamo l'importanza della sovrastampa, che rende esiguo il numero di esemplari, ma che crea anche dei problemi non indifferenti. E guardate, anche su cifre, diciamo, abbastanza contenute, come 225 euro, col massimo rispetto, ovviamente lo dico per il valore espresso, a livello di falsificazione. Prendere un francobollo inglese dell'epoca di un valore inferiore, ovviamente, cioè non valorizzato come in questo caso, al di là dello stato di conservazione che deve essere di qualità Bolaffi, come vedete, non viaggiato, perché questo è un francobollo nella condizione ideale, la sovrastampa non è il timbro di una posta di un francobollo viaggiato, ma bensì è l'identificazione proprio di un territorio, di un uso particolare specifico. Ma falsificare un timbro è veramente facile, è molto difficile
farlo bene, è difficile farlo bene, è molto difficile conoscerne l'autenticità. Ecco quindi, vedete qui abbiamo proprio la Tripolitania, si identifica un altro momento, un'altra regione, un altro spazio geografico. Dicevo, fidarsi veramente degli esperti, sì, non fidarsi troppo del fai da te. Questo è importante dirlo, è importante affermarlo. Mi piace usare una frase che credo comprensibile, e cioè quando questi francobolli sono stati emessi, la Bolaffi, signori, esisteva. Quindi per essere sicuro di una cosa devo vederla di persona. Ora, in quel momento magari non si poteva vedere tutti i francobolli, ma la conoscenza del 1890 della Bolaffi significa veramente aver avuto sotto mano e conoscerne bene le provenienze, conoscerne l'origine, certificarli e autenticarli nel tempo, magari ritrovarli e riacquisirli a distanza di anni della dispersione di una collezione di un nostro, cliente di tanti anni fa, no? Eredi o simili. Quindi questo è possibile, ma bisogna veramente avere, a mio avviso, dalla parte la presenza storica anche di un'azienda. Ecco, questo mi fa piacere farne riferimento, perché non è una cosa che si scrive nei certificati, si sottende nei certificati, ma noi in un certo senso lo scriviamo quando il nostro timbro ci parla di Bolaffi 1890. È un modo per comunicarlo con giusta attenzione, signori. Andiamo avanti allora, andiamo a vedere, attenzione, non andiamo avanti, abbiamo a questo punto, un attimo solo, abbiamo a questo punto una altra possibilità, vedete, è un numero di valori non estesissimo, non furono molti i valori delle colonie britanniche, l'occupazione delle colonie britanniche verso le colonie italiane, però la serie può proseguire. Quindi sulla prima chiamata, grazie tanto per la prima conferma, sulla prima proposta ne andiamo a affiancare un'altra. Quindi abbiamo visto, abbiamo definito il tramonto di un impero, sempre legato però a questo argomento, e andiamo a vedere, signori, di cosa si tratta quando prosegue la collezione e noi, in questo caso sempre sulla stessa pagina, procediamo e andiamo a scoprire quella che noi definiamo la seconda parte. Andiamo a vedere, quindi troveremo ovviamente della coerenza, perché gli anni sono ovviamente quelli 1942-43. Benissimo, ma benissimo. Grazie, Franco D'Orbetello, grazie. Mi raccomando, ecco, chi ha scelto la prima serie, chiedere di vedere anche la seconda e quindi aumentare la propria collezione, beh, può essere una cosa giusta. Attenzione, vi daremo un numero di valori superiori perché saranno 53, sono 53. Abbiamo una certa importanza, anzi abbiamo un'importanza anche in questo caso da segnalare e da citare al nostro pubblico. Li stiamo vedendo tutti, perfetto, in questo caso vediamo 5 di valori, diamo proprio tempo per poterli valutare, diamo proprio tempo per poterli apprezzare. Quello che vedete è soltanto un piccolo bordino di foglio che ovviamente non danneggia il francobollo. E andiamo intanto a leggere anche quelli successivi. La richiesta sarà il numero 18, la titoliamo Occupazione britannica, tanto per creare una differenza fra la prima e la seconda serie, gli anni sono sovrapponibili, 53 valori nella qualità Bolaffi a 485 euro. 485 euro dal 43 al 46 in questo caso. Si parla di una sovrastampa che non abbiamo visto in precedenza. Abbiamo letto ad esempio di Somalia, abbiamo letto di MEF, quindi Middle East Forces, per la serie precedente. Qui invece troviamo un'altra indicazione, che è quella appunto di, lo dico sempre in italiano, EAF, quindi
un acronimo di East African Forces. Siamo ancora quindi in dislocazioni specifiche sulle diverse sovrastampe, quindi non è stata sovrastampata occupation, no? Tanto così vagamente, ma bensì circoscritta anche per le diverse regioni geografiche. Numerazione bassa, quindi apprezzamento, ecco l'unicorno, ecco ovviamente i simboli. Bravo. Ottima scelta, grazie Luigi Novara. Ottima scelta, signor Luigi, per questa occupazione britannica, 485, per la seconda scelta, cioè per aggiungere questa seconda serie, anche perché diventa veramente una cifra, circa 700 euro. Sono decisamente un invito ad aggiungere, ad accogliere insieme la possibilità che stiamo offrendo. Proposta numero 18, come vedete, anche qui qualche chiamata. No, i fogli d'album sono inclusi, i fogli d'album che vedete vi verranno inviati assieme o portati assieme alla scelta di Franco Bolli che stiamo vedendo. Giriamo pagina perché in realtà non vi sto mostrando tutto quello che sono anche le altre sovrastampe. Intanto i valori, è bello poter, la scorsa settimana abbiamo visto nella prima fascia oraria il Fezzan, quindi l'occupazione francese, io parlavo di Tripoli, Cirenaica, Cirenaica, ma una regione anche dell'attuale Libia fu occupata proprio dalla Francia, anche il famoso Fezzan, così chiamato. E BMA ancora per un'altra iniziale, e cioè British Military Administration, questa è l'indicazione che vedete in alto, legata ad esempio in questo caso alla Tripolitania. Attenzione, singolarmente, no, in questo caso la proposta è cumulativa, e se dovessimo considerare e sommare le singole proposte, ci troveremo, cioè i singoli valori, ci troveremo a un'indicazione e una richiesta maggiore di quanto vi stiamo offrendo come proposta. Quindi siamo proprio nel clou della possibilità di integrare anche vedete anche come il valore chiaramente veniva in un certo senso annullato con quelle linee orizzontali, proprio perché doveva essere considerata un'altra possibilità, anche ulteriori prezzi, costi, diciamo, del francobollo stesso. Allora, no, vediamoli tutti perché c'è molto, sono tanti. 53 comincia a diventare un numero degno di nota, come lo erano, però attenzione, 21 in base anche alla loro qualità. In alcuni casi troveremo bordo foglio, come in questo caso sulla destra del francobollo, fuoriesce dalla nostra taschina, il francobollo è presente fisicamente, autentico, ed è collocato all'interno di una taschina che lo protegge, ma non gli toglie la possibilità di in un certo senso di ricevere la giusta fonte d'aria. Evitare le muffe, evitare la conservazione dei francobolli al calore, evitare la sovrapposizione, un album lasciato aperto col sole che batte costantemente, magari giorno dopo giorno in estate, non fa certo bene alla carta. Sono le normali attenzioni che si rivolgono verso oggetti, diciamo, preziosi e oggetti anche così leggiadri, ma così importanti, parlo di peso, ma dal punto di vista proprio di efficacia storica, indubbiamente importanti. Allora, ancora una pagina da voltare, ancora una possibilità legata. Guardate questa serie, mentre abbiamo trovato, non mi sono tanto dilungato nelle dimensioni di alcuni francobolli decisamente maggiori come grandezza, anche se vogliamo dire molto belli nella decorazione dell'unicorno, appunto del profilo del re, pensate
anche una certa letteratura, a mio avviso, gli inglesi grandi viaggiatori, Commonwealth, una certa letteratura legata, non so, sto pensando al Tè nel deserto, sto pensando, e poi anche cinema di conseguenza, adesso, vabbè, uno potrebbe citare Humphrey Bogart, però... Tanto è stato scritto e immaginato in questi luoghi e tanto a questi luoghi hanno ispirato. E Franco Bolli ne erano vettore comunque fondamentale, che unificava tutti. Volevo spedire una lettera, era un ricco possidente che aveva dei grandi appezzamenti di terra, esisteva anche quello, cercavo materie prime nei deserti rocciosi, ero un soldato che doveva dire mandare una missiva a casa dicendo sono ancora vivo, spero di tornare presto. Il francobollo diventava assolutamente un livellatore. Decisamente un livellatore delle diverse, bravo Enrico, grazie, delle diverse realtà presenti in questi ambienti. Andiamo a vedere l'ultimo. L'ultimo ci fa tornare alla mente il mondo anche della bellezza dei francobolli italiani delle colonie. Perché? Perché è la serie che vediamo rappresentare, io direi anche con piacere finalmente, qualcosa che ci porta alla realtà locale, perché attenzione, il Cavaliere Senussita in questo caso ci porta post Sirenaica con l'indicazione bilingue, quindi in lingua locale e anche in inglese. Vedete quindi un passaggio ulteriore, infatti siamo nel 1950, non si tratta più di amministrazioni militari, ma siamo veramente al passaggio di consegne proprio per certe nuove nazioni o ritorno all'indipendenza. E allora il Cavaliere Senussita nel 1950 si rappresenta sempre tra questa serie, sempre in questa possibilità e in questa collezione scelta. 485 euro, signori. Poi, allora, prima proposta, anzi prima e seconda proposta che abbiamo visto, ricordiamo, sono le due serie, la prima, la numero 17, 225, e la seconda a 485 euro, di cui fa parte proprio questa numero 18, 53 valori. Ricordo lo stato di conservazione, la qualità espressa, lo ricordiamo direi molto bene, ma è anche visibile. Bellissimo. Queste sono serie. Allora, signori, una piccola segnalazione, la faccio volentieri, vediamo pure l'immagine se volete, però una piccola segnalazione. Questa è una collezione che a forbice prende noi italiani, ma noi italiani abbiamo degli estimatori anche all'estero, specialmente del Regno d'Italia, specialmente delle colonie, innegabile la loro bellezza. Entra, ma entra anche come collezionismo, non solo in Inghilterra, Scozia, Galles, ovviamente, non soltanto in Gran Bretagna, ma, attenzione, anche in un altro ambito. Il francobollo inglese, usiamo questo termine che è britannico e inglese, ha veramente una portata forte. Ci sono grandi collezionisti in India, nel Commonwealth, in Australia, in Canada. Quindi ci sono indubbiamente delle voci importanti. Scegliere questa qui significa, un momento, io mi confronto con una collezione, un po' come accade per Campione Italia, che è apprezzata e collezionata in Italia e in Svizzera, e voi ogni volta che presentiamo Campione Italia non ne perdete una, cioè non si ritorna mai dai nostri studi, ai nostri cavò, si ritorna soltanto per portarlo in consegna con Campione Italia. Mi raccomando, anche perché l'occupazione britannica e colonie italiane non è che si vede ogni giorno, anzi, devo dire che l'abbiamo presentata poco meno di un anno fa, poco meno un'altra, cioè la serie era questa, ovviamente non era la stessa.
Qui ho qualche chiamata, abbiamo tesaurizzato, intanto grazie ovviamente per una o due chiamate che sono giunte, abbiamo ancora qualche disponibilità, ma qualche non significa 10, signori, molte, molte meno. Passo ulteriore, sempre con la consueta impaginazione, quindi entra nell'album delle colonie, con la consueta impaginazione, ed entra, in questo caso l'album può essere già presente scegliendo altre nostre proposte, ed è qualcosa che torniamo in Italia e ci spostiamo di confine, andiamo verso l'Albania, signori, e parliamo del 1939-1943, quella data, avete visto i francobolli inglesi, però bilingue, diciamo così, si estendono fino al 50, qui invece abbiamo ovviamente un tempo ben preciso che immaginiamo, no? Immaginate, è quello del 1943. E quindi parliamo dell'occupazione italiana all'Albania, sono termini delicati, vedete anche prima abbiamo detto occupazione britannica delle colonie italiane che a loro volta avevano occupato, è questa, signori miei, è la storia, auspichiamo, è una storia così anche oggi, è storia anche oggi. Allora, teniamola questa immagine che è molto bella, occupazione italiana di Albania, sì, intanto andiamo così a vivere un po', a cercare già la suggestione di quanto stiamo per vedere. Molto bene, grazie, grazie. Anche un'occasione infatti per offrire a chi già possiede la prima parte, diciamo così, fermo restando, attenzione che possono essere benissimo scelte indipendentemente. Se un telespettatore, se un appassionato o in via di diventarlo apprezza di più la presenza dei valori più alti, più numerosi o qualcosa in particolare l'ha colpito, va bene, noi segnaliamo sempre, quindi si può scegliere la prima, la seconda parte, non per forza obbligare la prima, però certamente è bello poterle formare assieme, cioè, vabbè, intanto prendo questo, poi andrò a scegliere l'altra, ma magari unendola adesso e con la possibilità di pagare nel tempo, avete già modo di poter fare un passo un pochino più grande verso la completezza di questa proposta. Allora, andiamo a vedere, ecco nuovamente, anzi andiamo in questo caso a sfogliare perché è già un po' di minuti che la possiamo intuire, sempre informazioni tecniche, sempre fogli d'album che entrano perfettamente in quella proposta a cui abbiamo fatto riferimento, cioè in quell'album Colonie. E cominciamo, anche qui abbiamo qualche contenuta serie di mancolista, chiamiamoli così, cioè da poter aggiungere, integrare, arrivare alla completezza di questo momento storico, e i primi francobolli dell'amministrazione italiana dell'Albania emessi nello stesso mese di aprile del 39, nel quale era avvenuta l'occupazione con sovrastampa, quindi lo andiamo a citare. Qui però, in questa proposta base, facciamo un po' di strada e andiamo a vedere delle serie che possiamo tranquillamente definire pittoriche o comunque in grado di essere ben rappresentate proprio nella loro immagine, dove cambiando colori troviamo con una indicazione legata proprio alla lingua, all'albanese, troviamo proprio una indicazione che permette in un certo senso di comprendere che questa occupazione voleva essere un po' un'estensione del territorio italiano di cui a più riprese proprio l'Italia aveva mostrato come interesse per l'Albania. Quindi già nell'impero ottomano l'Italia cercò di sostenere un po' una certa indipendenza da quello che appunto erano l'avanzata dall'est. E poi anche Valona italiana, ricordiamolo, del 27, un trattato ventennale del 29, tariffe postali interne in comune accordo tra i due paesi.
Nella settimana santa del 39 una spedizione militare italiana occupa militarmente però la zona costringendo il re Zog, qualcuno ricorderà il Marengo, sì, un Marengo a tutti gli effetti, di re Zog, quello del Patriota così chiamato, l'oro del Patriota, a fuggire. Comunque questo re Zog fuggì e istituì un'assemblea costituente d'Italia che offrì la corona a Vittorio Emanuele III. L'accettò il 16 aprile del 39, da quel momento fino all'armistizio dell'8 settembre del 43 l'Albania fece parte dell'impero italiano e i francobolli emessi nel periodo ne sono eloquenti testimoni. Prima, l'abbiamo detto, sovrastampa di valori esistenti con l'effigie di Re Zog addirittura, anche di Re Zog, ma successivamente l'austero profilo del Re d'Italia. E qui invece facciamo quel passo verso, adesso andiamo a girare ovviamente le pagine, facciamo quel passo verso delle diverse immagini che ci portano proprio a rappresentare dei momenti di vita nella parte precedente e invece, quanto dicevamo prima, la presenza dell'effigie del sovrano, e accanto però lo stemma albanese. È una ricerca di accostamento, non voglio dire di unione, però certamente abbiamo questa vicinanza proprio nel riferimento che andiamo a rappresentare, a mostrare. Proposta, attenzione, consiste... e lo definiamo occupazione italiana dell'Albania, in 17 valori, i fogli sono presenti, ho pochissime chiamate, ne abbiamo 4 di chiamate, a 360 euro. 17 valori, 360 euro la proposta. Allora, a me viene un pochino da pensare anche a quella realtà di chi c'è un pubblico molto attento nel poter rappresentare o scegliere certe realtà storiche di questa vicinanza, c'è un forte collezionismo, C'è una... Eccole. Ci sono poi delle scene dove in realtà c'è questa padronanza dei cieli e scene, diremmo quasi bucoliche, no? Di vita anche comune, magari rappresentata, lo dicevamo prima, un po' con una bellezza esemplare. No? Si potrebbe dire stereotipata, ma nel francobollo non va bene questo termine. No? Un immaginario, no? Di conoscenza. In Italia si vedevano questi francobolli e si immaginava, quando si riceveva una corrispondenza ad esempio, si immaginava qualcosa di così particolare, o quando anzi si riceveva una corrispondenza, quando si ricevevano, magari venivano proprio portati fisicamente, non utilizzati per farli vedere, no? C'era già un'attrazione, un'attenzione così particolare. Questi francobolli ovviamente non sono timbrati, non sono annullati, non hanno mai viaggiato, quindi sono nelle condizioni, se non portati in altro modo, nelle condizioni ideali, ideali. Ricordate, attenzione, l'utilizzo di posta locale, quindi la diffusione sotto l'egida italiana, ma la diffusione comunque diffusione locale nell'ambito albanese, no? Ovviamente ne vediamo proprio le indicazioni, la lingua stessa. Allora, signori, allora, sì. Signor, abbiamo una conferma. Grazie. Rosario da Benevento, grazie, mi fa immenso, immenso piacere. Ah, benissimo, Rosario da Benevento, grazie assolutamente per questa scelta. Allora, tre chiamate, questo dobbiamo veramente sorvegliare la vista, ma lo stavamo facendo anche sulle precedenti. Lo stavamo valutando anche sulle precedenti, questa particolare... anzi esigua possibilità di offerta che andiamo a offrirvi e che indubbiamente abbiamo.
Ecco, le vediamo, intanto noi continuiamo proprio a sfogliarle in quel modo, mentre qualsiasi vostra segnalazione di rivedere, ad esempio, occupazione britannica o colonia italiana, ma ben venga, in assoluto ben venga. La grande possibilità di offrire, di valutare ciò che adesso vi vogliamo portare proprio come massima attenzione. Allora, giustamente, hai ragione Cristina, ha ragione chi ti ha chiamato, o WhatsApp, non so se sia in un modo di comunicazione o l'altro, di dire, per carità, sì, mi piacciono, però mi piace anche avere l'album. Allora, noi facciamo una proposta questa sera legata a un mondo veramente vicino, ma vicino, diremmo, a tutti gli effetti, concretamente vicino, specialmente per l'Albania. E cioè vi vogliamo offrire le colonie italiane con i fogli, tutti i fogli interni dedicati all'Egeo, da completare eventualmente con alcune serie chiamate mancolista, ma con una base fondamentale per poter avere già soddisfazione. Ed è la prima serie, la base stessa di quella che noi chiamiamo Egeo. Andiamo solo un attimo a vedere ancora l'album come è costituito, ti prego. Gli diamo proprio lo spazio totale. Io vi do subito l'indirizzo. Intanto, chiaro, potete continuare sulle proposte precedenti, ci mancherebbe. Vi andiamo a dare perfettamente l'indicazione di quello che è, attenzione, che sono i 53 valori, si chiamerà numero 7, come proposta, diciamo, televisiva, di quelli che sono i 54 valori dell'Egeo, altro momento saliente legato, si parla sempre di occupazione, ma parliamo di isole italiane dell'Egeo, dai, è meglio, 1912-1943, 1912-1943, quest'album che va in dono con questa serie, attenzione, perché questa serie comprende 53, francobolli, 53 valori, album e 22 fogli, se scegliete poi Albania, occupazione delle colonie italiane, britannica, anche abbiamo modo di darvi già i fogli da inserire, i francobolli chiaramente, qui abbiamo 53 valori, un valore che supera i 570 euro, lo diamo a 245, sfogliamo le pagine, la proposta numero 7, 245 euro, e andiamo a scoprire proprio quella prima serie che permette di avere questi 53 francobolli dell'Egeo, e li andiamo a scoprire assieme, li andiamo proprio a valutare assieme. Allora, la famosa serie chiamata Virgilio, ad esempio, sovrastampata isole italiane dell'Egeo, perché è destinata, signori, anche i militari che erano acquartierati in questi luoghi tendevano un po' a risparmiare, voler. Allora, come fare? Usare, pagare, prendere francobolli locali? E poi cosa succedeva? Esistevano ancora? Oppure muoversi, farsi mandare da casa e poi... No, allora si è deciso proprio di mettere ordine in un momento storico dove l'erario aveva bisogno anche dei centesimi di un soldato al fronte, vabbè, è andato di fatto... E quindi dovevano acquistare questi francobolli proprio in particolari condizioni e con particolari condizioni. 200, proposta numero 7, adesso passa ovviamente la nostra, il decreto come si suol dire, però ve lo ricordo, 245. A questo punto dire bene, così ho l'album, è vero. Non è che bisogna, ma io pagarmi un album a 245 mi sembra un po' esagerato, no, non deve essere quella la motivazione, signori, deve essere semplicemente l'idea di poter aggiungere delle buone possibilità a crescere anche in questo caso l'importante collezione che vogliamo indicarvi. Ah, benissimo, allora... Quanti siamo scesi? Erano 4, mi sembra. Sì,
Due, benissimo, benissimo, molto bene. Per Egeo, prima parte, li vediamo tutti e andiamo a scoprirli tutti. 53 valori ci vuole un attimo, no? Allora, noterete come in alcuni casi, ad esempio questa triennale d'oltremare, avrà dalla sua un francobollo dedicato. Che avrà, che celebrerà l'Italia, che verrà celebrato in più luoghi ovviamente, perché il Triennale d'Oltremare andava celebrato perfettamente, no? nella totalità dell'impero, come allora si chiamava. Vedete, non vi è la sovrastampa, ma vi è perfettamente l'indicazione Isole Italiane d'Egeo. La serie Ferrucci, invece, serie importante del combattente, del capitano fiorentino che poi perì nell'assedio, però una commemorativa Isole Italiane dell'Egeo con Francesco Ferrucci, entra di diritto in questa parte ed è sovrastampata posta aerea, e attenzione, i valori sono valori degni di nota, assolutamente degni di nota. Poi parliamo del 34 ad esempio, fortemente Rodi, perché Rodi era, possiamo dire, proprio il centro saliente, l'isola più grande del Dodecaneso, il punto di riferimento che meritava addirittura una citazione così forte nei francobolli. Ma devo dire che Rodi godette sempre di un grande riconoscimento, addirittura a livello delle antiche monete greche, no? Attraverso il simbolo della rosa di Rodi. Quindi è veramente un'isola che ha un blasone molto molto elevato in ciò che vi stiamo offrendo. Ancora i segnatasse che stiamo vedendo, 245 euro, proposta assolutamente da centrare nell'insieme di quanto andiamo adesso a osservare, nell'insieme di quanto andiamo perfettamente ad offrire. Allora, signor Davide, sì. Quindi il signore era già all'ascolto prima? Sì. Benissimo. Allora, per chiarire giustamente al resto del pubblico, era sul 132, benissimo. Allora, per chiarire al resto del pubblico quello che è la giusta scelta fatta, assolutamente, la giusta scelta fatta, tra poco andremo a vedere anche il lotto numero 8, guarda un po' che... allora la proposta, l'8 sembra televisivamente, poi sembra un po' strano, cioè, i numeri, no? No, non fa parte del nostro background, né siamo così sensibili, da parte nostra ci mancherebbe. Ottima scelta, mi fa piacere che abbia maturato la sua scelta, mi sembra nell'arco di un po' di tempo, non so se ci segue dalle ore 17 oppure dalle non so, 19.30. Però è giustissimo, perché all'interno del nostro di questo album, nelle pagine che abbiamo visto, possiamo perfettamente trovare e incontrare anche una proposta successiva che è ben presente e che abbiamo un attimo, io mi avvalgo in questo caso della regia proprio, abbiamo un attimo sulla proposta numero 8, mentre la presentavamo, il gentile spettatore l'ha vista sicuramente nel pomeriggio, può essere, l'abbiamo diciamo registrata, quindi qui nella nostra diretta ne vediamo un attimo la proposta. Infatti la numero 8 consta, attenzione, seconda parte, così l'abbiamo chiamata, di altri 20 valori da aggiungere. Beh, l'album si presuppone scelto nella prima parte. I fogli sono già presenti, vengono già dati la prima parte per inserire anche questi 20 francobolli non linguellati, poi andremo a indicarlo ma ne parleremo dopo. 20 valori, pensate, catalogo, però valore di catalogo di francobolli circa 865 euro, sono molto molto rari, signori, sono assolutamente molto rari. Qualche chiamata, il qualche vuol dire, signori, mediamente sotto i 10, potrebbero essere 5.
qualche chiamata, perché dico qualche chiamata? Perché chi adesso col WhatsApp, chi sta comunicando, chi sta magari già scegliendo o ha già in un certo senso prontamente risposto con le richieste dicendo ecco finalmente lo volevo, l'ho richiesto, me lo state presentando, mi mantengo un attimo sul vago solo per quello, certamente quando ce ne sarà solo più uno lo diremo, lo dichiareremo totalmente. E sui 20 valori 380 euro. 380 euro, proposta numero 8. Quindi fortemente identificato, ne abbiamo avuto un accenno prima, ma qui veramente Rodi si esprime. La rosa di Rodi, l'avete vista a destra, e poi la ritroviamo anche in questo valore. È una costante. E le imbarcazioni con le vele, beh, diciamo in quella foggia della Grecia antica, con quella presa di mare attraverso un'isola così celebrata, signori, invitiamo, come ha fatto il nostro gentile telespettatore, a poter inserire anche questa seconda serie, o meglio, proporre la prima e la seconda e aggiungerle appunto entrambe e viverle e considerarle entrambe. 380, signori. Numero 8. Benvenga. Assolutamente benvenga la possibilità di... è dovuto. Quello che stiamo vedendo, signori... Allora, intanto, un piccolo consiglio, suggerimento. Chiedo scusa se parlo magari ad alcuni telespettatori che hanno un po' più familiarità con la nostra trasmissione. Il mondo del Regno d'Italia non è che esclude le colonie. Regno d'Italia, colonie, e poi possiamo parlare di Egeo, e poi possiamo parlare di con le colonie d'Africa, usiamo questo termine, non è il termine tecnico che usiamo noi, ma immaginiamo la collocazione geografica. Ecco, tutto questo, c'è meglio collezione del regno, bene, sperimentate anche questa scelta, ampliatelo. Una volta... devo dire anche un grande collezionista che arrivò a scegliere diversi importanti serie legate al Regno d'Italia, poi scoprì la passione delle colonie e dice io non la lascio più, ma attenzione, faccio un riferimento, dice può capitare, può essere, no, è la realtà, perché la caratteristica di certi francobolli, l'impero, come abbiamo detto, diventa poi dominante, diventa saliente in tutto ciò che possiamo offrire proprio al nostro pubblico. A proposito di regno, vi faccio vedere quella serie floreale, mentre lasciamo sempre spazio alla nostra, al nostro centralino, no? al vostro dialogo e anche alle vostre eventuali conferme. Andiamo un attimo a vedere la floreale, che è quella definitiva così chiamata, proposta 400 euro, attenzione signori, abbiamo due disponibilità, leggiamo un cartoncino. Potremmo anche non far entrare, guarda, non facciamo entrare la nostra striscia di prezzo, perché tanto il prezzo a norma è già dichiarato, quindi siamo nelle regole, no? C'è chi le rispetta, chi no, noi vogliamo in toto rispettarle. Definitivi, tipo floreale, Vittorio Emanuele III, 1923, Regno d'Italia. Anche qua andremo a citare non linguellati, poi lo spiegheremo, chiedo scusa se per alcuni sarà una ripetizione. Qualità, ecco, la vedete? Qualità espressa, 50%, regno di... tutto scritto, già tutto scritto. Enrico, non serve, non far entrare nulla, c'è anche il prezzo, 400 euro, eh? C'è tutto, quindi che stai a... non scrive, Enrico, non scrivere. C'è tutto. Io trovo anche molto avveniristico, nonostante non lo era probabilmente, anzi non lo era certo, ma questa idea, intanto di prestare il suo volto ai celebri pittori dell'epoca, ma anche farsi definire, incorniciare da queste volute, da questi fronzoli, diciamo un po' poco, tutto sommato un po' poco sabaudi, anche se in realtà poi nella città stessa della capitale, capitale la prima, no?
Ci sono degli aspetti che certamente baroccheggianti che possono un po' echeggiare a quello che poi sarà lo sviluppo del Liberty con altri significati. Ma qui abbiamo veramente una presenza floreale notevole, nonostante l'aspetto austero di Vittorio Emanuele III. 400 euro, due chiamate, certificato di qualità Bolaffi che accompagna sempre questa serie. Non linguellati, ricordiamo, 50% di qualità. Allora, dedicata proprio a questa serie del 1923, si prepara anche la visione. Ah sì, scusami, vediamoli tutti, attenzione, io voglio proprio darmi modo di ricordare che intanto questi cinque valori si rappresentano come una serie definitiva, ma anche quel non linguellato e quel 50%. 50% è uno stato di conservazione elevatissimo, vista l'epoca. Sono quasi 100 anni, signori. E il non linguellato significa che chi li ha custoditi in passato cosa aveva? Anziché avere un bel quaderno, perché i primi album si immaginano subito nell'immediato dopoguerra. Un bel quaderno, la gomma del francobollo sul retro, lo vedete a sinistra, riceveva l'applicazione di una linguettina, di una linguella meglio, che veniva poi portata adesa alla pagina. Ora, anche se si stacca con le migliori tecniche, quella linguettina di colla altera la gomma sottostante. In alcuni casi di incauto uso addirittura diventa quasi trasparente il retro del francobollo e se noi lo alziamo sotto fonte di luce ne vediamo addirittura la differenza. Quindi, se non addirittura bucato, no? Cioè, ma guarda come mai, ecco quello, strappato magari troppo velocemente dall'album per n motivi, dal quaderno per n motivi. Quindi, quella traccia di linguella va a depotenziare, ad abbassare il valore di un francobollo, fermo restando che sono dei francobolli talmente rari che linguella o non linguella, certo va indicato, però rimane solo un'immagine, una vaga speranza impossibile trovarne uno non linguellato per alcune grandi rarità. Nel francobollo importante come questo, che certamente diventerà un francobollo ancora più apprezzato, da tanti punti di vista, nel tempo, fattore tempo, allora la linguella o la non linguella fa assolutamente differenza e questo ripaga proprio una scelta ben fatta da parte da parte di chi avrà il piacere di scegliere e di collezionare quanto stiamo esattamente vedendo. Poste italiane. Ricordiamo i valori indicati e ricordiamo ancora, anzi con certa rapidità ormai perché tante altre cose attendono, ricordiamo anche e passiamo sempre nello stesso anno 1923 alla serie chiamata Manzoni, sei valori non linguellati, proposta numero 3 con un 40% di qualità. Nei nostri cataloghi, signori, li troviamo 2015, 2016, attenzione, noi consultiamo ancora il 2015 e chiaramente abbiamo il 2016 e lo consultiamo ugualmente, ci mancherebbe, però chi avesse 2015 Bolaffi non lo escluda dicendo è una vecchia agenda, non serve più, no? Per dire. Ma perché c'è un aspetto legato ad esempio al mondo della Repubblica molto ancora attuale, come indicazione, quindi potrei quasi considerare più o meno un volume integrativo il 2016. Quindi chi già lo possiede, dico, ma io ho solo il 2016, devo comprare il 2015, beh, non è che. Infatti proponiamo insieme 15 euro. Brava, brava Cristina. Allora, brava, bene. 15 euro tutte e due. Allora, le nostre proposte sono già televisive, i 10 euro l'uno, giusto?
non pagate spese di spedizione, pertanto non c'è trasmissione che contiamo qualche, non dico qualche decina, però certamente arriviamo forse a qualche decina in certi casi, di conferme in ogni trasmissione filatelica di cataloghi Bolaffi. Adesso facciamo questa proposta di 15 euro il 2015, che è ancora attualità per descrizioni di serie, il 2016 che porta gli aggiornamenti di prezzo, ma che hanno ancora vita e ancora motivo di scelta. Quindi a 15 euro ve li spediamo dove voi ci indicate, a casa vostra, dovete soltanto comunicarci questo e non ci sono spese aggiuntive di presentazione. Che bellezza, bellissimo, molto molto bello, assolutamente. Allora, andiamo ancora avanti, vediamo un po' la serie Manzoni, certamente, andiamo ad apprezzare e vedere la serie Manzoni. Ma questa dovremmo fare un... Dovremmo... Cristina, poi ne parliamo di questo, se fare un... Teniamolo qua e scopriremo il tutto, eh? Allora, non voglio ancora svelare niente. Serie Manzoni, l'imperdibile del regno, è quella che dice ci deve essere, lei ci deve essere, come in una cosa simile lei non ci può, ci deve essere, con un imperativo che dimostra la consapevolezza di chi vuol diventare collezionista. Serie Manzoni deve assolutamente, dedicata al cinquantenario manzoniano, quindi abbiamo, è una commemorativa, così chiamata, La casa del Manzoni, il valore importante perché 5 lire del 23, io poi vi farò vedere un 2 lire come moneta in nickel apprezzata, ma 2 lire moneta, 5 lire era una spesuzza, signore, una spesa. E cosa, chi l'acquistava il 5 lire? O una spedizione oltreoceano di un pacco, possiamo immaginare, oppure... Casa del Manzoni a Milano, o vicino al nostro negozio, nel centro di Milano, oppure il 5. Le vediamo adesso, no, andiamo pure con calma, muoviamo pure nella direzione, vediamole tutte, poi torniamo sul 5 lire, che è una, un francobollo decisamente importante. Passiamolo ancora in rassegno, sì, scusami, no, facciamo vedere tutta la serie, che è bene, qui si esprimono in centesimi, sono anche qua, uso una parola banale quando viene utilizzata a sproposito, la indichiamo come, come grande apprezzamento e una bellezza oggettiva. Avete visto le cornici che echeggiano un po' allo stile impero, ad esempio. Quindi per i cataloghi ne approfittino. Allora, i telefoni sono occupatissimi, vieni, li vediamo un attimo assieme, dai. Allora, queste è, anche la concorrenza li usa, anche la concorrenza li usa. Io adesso vado a sfogliarli perché sono le telefonate, chiedo solo un attimo di pazienza se non riusciamo a rispondervi per tempo, perché le richieste sono numerose e andiamo a vedere proprio i diversi cataloghi e ciò che si rappresenta all'interno degli stessi, no? Valori, immagini oltretutto, immagini, signori, eccole qua, valori espressi, un riferimento anche di prezzo in base alla qualità con le debite proporzioni da poter fare. Questo è molto, non ci sono spese postali, oh, il peso c'è, signori. Il peso c'è, il 2015 è ancora assolutamente attuale. Non è un usa e getta, finisce l'anno, butto l'agenda. Chi ancora ama scrivere, a me l'agenda ne uso 20, con la dispersione che potete immaginare. Scherzo. Bravissimi, grazie. Grazie. Quindi
15 euro o 10 euro l'uno. Chiaramente immagino voglio uno solo un catalogo, a 10 euro vabbè sceglierò quello più attuale, ma il 2015 ha veramente, diciamo, pagine in più perché approfondisce proprio certi temi legati alla Repubblica, quindi assolutamente consultabile. Bene, andiamo ancora avanti, torniamo a Manzoni, anzi, grazie intanto per la chiamata, andiamo a Manzoni, andiamo a vedere la proposta, eccola qui. Benissimo, la proposta del 5 lire, la rarità, l'importanza assoluta, quello che va a decretare l'importanza dell'intera serie. Signori, attenzione, 1975 euro, 40% non linguellati, 6 valori del Manzoni, 1923. E qui facciamo entrare in campo sul valore più importante, sul valore più importante, il certificato di qualità che stiamo vedendo. Grazie per immancabili cataloghi Bolaffi. Guardate che è una promozione che non durerà. Sto parlando dei cataloghi perché adesso siete un po' distratti, ma va bene, va benissimo. È una bella distrazione sui due cataloghi. Bolaffi 1890, vi dicevo, questa è una copia ovviamente, una fotografia del francobollo che vi ho mostrato, che è quello autentico, forato con una stella tanto per non creare equivoci. Scala di qualità rappresentata e tutte le caratteristiche migliori, fondamentali, migliori, caratteristiche più precise nell'indicazione di una, diciamo, nomenclatura del francobollo che ovviamente con apposita leggenda troverete espresso. Con apposita leggenda andrete a poter decifrare anche con certa facilità. Ma questo aiuta veramente a scoprire. Leggiamola. Allora, scusami, parlavamo della scala di qualità, è un 40%, lo vediamo indicato. Sempre 1970, certo. È un 40% che appare anche in questo caso. Venite a trovarci nei negozi a ritirare le vostre conferme se siete di comodo passo, Torino, Milano, Verona, Roma. Andiamo a vedere, io voglio studiare francobollo, cosa devo fare? Certo, ci possono essere dei testi, ma guardate, se voi cominciate a leggere anche il certificato, i simboli rappresentati sull'altra, ovviamente sulla pagina centrale, diciamo, qui sul retro trovate le indicazioni. Lista dei controlli effettuati dopo l'accertamento dell'autenticità. Vediamolo come sono rappresentati. Tanto chi ama o si sta appassionando a queste cose avrà piacere anche nel poterle conoscere. La centratura, quelle che sono positivi o negativi, margine o dentellatura, il rilievo, l'annullo ad esempio, la linguella a cui abbiamo fatto riferimento e poi ancora scendere. In quale stato, in quale forma si presenta, se più francobolli radunati in una quartina o un foglio, un foglietto che dir si voglia, il francobollo singolo, linguellato, senza gomma e via dicendo. Le firme dei certificati Bolaffi nelle diverse generazioni, i periodi storici. Ecco signori, quindi, intanto si vede la mano di Alberto che entra. No, mi sembra di aver visto la mano. Ah no, l'ho vista così, no, non c'era, va bene, perfetto. No, no, ma nulla di male, il nostro secondo cameraman, che tanto vedete il becco della sua telecamera, ma è più bello, lo trovo anche dinamico, questo aspetto. Allora, bene, molto bene per la richiesta, quindi abbiamo... molto bene per la richiesta, siamo intanto ancora oberati dai nostri, ma va bene così. Allora, sempre, anzi, il regno cominciamo ad abbandonarlo, mi raccomando, Manzoni,
Poiché è stata una presentazione che abbiamo portato anche in un altro momento del nostro pomeriggio, non tendo a forzare, anche se c'è chi ci segue soltanto la sera, però lo annuncio, lo vediamo, su richiesta potremmo tornare a vederlo, proprio perché sapendo che oggi diverse persone ci hanno seguito verso l'ultima ritrasmissione precedente e ci stanno seguendo, cioè, beh, l'ho visto già, ripetita Juvent, ma entro certi limiti. Allora, andiamo un attimo, dai un attimo solo, però ancora il Manzoni a telecamera intera, a schermo intero, perché voglio recuperare un attimo una scelta che io trovo... Non devo dire bella o bellissima più di due volte a trasmissione, me lo sono ripromesso, ma la trovo veramente di una singolare eleganza, parla di qualcosa che rappresenta la nostra Italia e che, se non è ieri e l'altro ieri come accadimento, esattamente, e che vorrei invitarvi a considerare proprio nell'insieme della sua proposta. Però visto che ci sono chiamate sul Manzoni, chiedo ancora qualche istante, qualche secondo, qualche minuto al massimo di tempo per poter continuare a mostrarlo, per poter continuare a presentarlo, appunto alla vostra attenzione. Benissimo. Molto bene. Intanto ringraziamo gli altri telespettatori che hanno scelto i nostri cataloghi. Da quale luoghi, Cristina? Torino, Trento, Alassio anche, un saluto da Alassio, benissimo, alla Liguria. Imperia, Porto Maurizio, Sanremo, la Liguria. Albenga. Ah, non Alassio, Albenga? Albenga, scusate, non si mette Alassio, ho capito male io. Allora, grazie, un saluto da Albenga allora. Ecco, prepariamoci perché andiamo a vedere adesso questa serie bella, giusta. Si chiama Coralite, attenzione, ed è in realtà una collezione nella collezione, perché vi possiamo presentare tutte e tre le serie, tutte e tre le emissioni, più corretto definirlo, e riguardano, sono sempre le pagine che entrano nel regno, ma è veramente qui una forbice perché siamo nel 1945, e sono i servizi privati autorizzati. Infatti verrà accompagnata proprio da questa indicazione, da questo ulteriore approfondimento, la serie che andremo a vedere. Allora, attenzione, ne abbiamo divisa in tre parti, cioè la prima in tre missioni, le possiamo osservare. Cosa riguarda? Riguarda le difficoltà di comunicazione nell'Italia del Nord, sconvolta nel 1945 da combattimenti, bombardamenti aerei che aveva compromesso assolutamente il servizio postale. Per tale carenza alcune imprese private si assumono il compito di recapitare la posta su alcune direttrici in base alle norme vigenti. Quindi un dispaccio del 1945, la Coralit, Corrieri Alta Italia, ottiene dal Ministero delle Comunicazioni della RSI l'autorizzazione a effettuare il recapito delle corrispondenze con corrieri ciclisti tra le città di Bergamo, Brescia, Ferrara, Milano, Novara, Padova, Rovigo, Torino, Treviso, Trieste, Venezia, Verona, Vercelli, Vicenza. Ora attenzione signori, non stiamo parlando, il pubblico della Bolaffi, il pubblico filatelico è eterogeneo e c'è anche un pubblico, diciamo, giovane più di quanto si immagini.
Ma attenzione, stiamo parlando del 45 e stiamo parlando probabilmente con persone che si ricordano questa realtà e che non sono certamente in una età esageratamente avanzata, e se anche così fosse, grazie per essere all'ascolto con noi, sono fior fiore di collezionisti. Quindi, magari da ragazzini, però mi ricordo questi ciclisti che passavano, andavano a Bergamo, a Brescia, da Novara a Milano, e portavano una sede, in una di queste città si trovava una sede Coralit, e in altre città lungo i tragitti, e quindi il percorso poteva essere non sempre continuo o totalmente percorso, no? Erano anche delle tappe intermedie. Un Pony Express ante litteram. Alla fine di aprile del 1945 la concessione fu revocata, il servizio venne ben presto ripristinato, un'altra direzione provinciale di Venezia del 1945. Il 30 giugno successivo la Coralit cessò la propria attività, quando riprese più o meno regolarmente il servizio postale statale. Circa 10 giorni di consegna, nonostante i tempi promessi fossero di 1 o 2 giorni. E attenzione, il percorso era suddiviso in tratte percorse da ciclisti che si davano il cambio, come per le staffette di posta dei secoli precedenti. 14 lire ogni 100 grammi di peso, somma che si aggiungeva alla normale tariffa postale, una lira per 15 grammi. Come avveniva poi, diciamo un po' questa, il mittente pagava alla Coralit la normale tariffa che veniva bollata nell'ufficio postale di partenza, il trasporto con ciclisti fino all'ufficio postale più vicino alla destinazione e la raccomandazione, così chiamata, all'arrivo. L'agenzia che accettava la spedizione apponeva al retro della busta i francobolli necessari e applicava al retro un'etichetta Coralit con un bollo a data e timbro con l'indicazione della cifra pagata della città di partenza. In seguito per lo stesso scopo furono utilizzati dei cartellini. Quindi attenzione, andiamo a vederli, li stiamo già vedendo, parliamo dell'emissione, attenzione, di due valori, è la più importante, vorrei dire la più prestigiosa, assolutamente, non vi è gomma, non vi è dentellatura, viene considerata al 100% di qualità. La richiesta, signori, la proposta è esattamente di, attenzione, di 2.000 euro. 2, una chiamata soltanto, sono grandi, vere e proprie rarità. L'anno di emissione fu soltanto uno, il 1945, RSI, Repubblica Sociale Italiana. Ecco perché appartengono comunque e ancora al Regno. Autorizzazione come tale che stiamo vedendo e che stiamo apprezzando su questa serie così di così grande effetto, di così grande impatto. Marzo 1945. Seconda emissione, grazie ancora, ancora sui cataloghi, va benissimo. Scusate, non dico ogni momento grazie, sennò è veramente un po' anche un'interruzione, ma soprattutto magari chi è a casa può dare un po' fastidio, grazie, prego. Non convenevoli non sono, veramente un grazie di cuore per seguirci, però ottima scelta la proposta anche dei cataloghi. Siamo nel maggio del 45, la seconda emissione, vedete come varia, come in realtà appunto abbiamo parlato anche della provinciale, direzione provinciale di Venezia del 21 maggio del 45. E qui infatti l'andiamo a trovare.
Con quella curiosità particolare, avete visto gli ultimi due valori? Allora, intanto il leone marciano e il leone di San Marco nei primi tre francobolli. Qui abbiamo servizio postale autorizzato dalla Stato, Corriere di Alta Italia. E questa ruota, no, non si vede benissimo, questa ruota, perfetto, che percorre il nord Italia, su quella che oggi possiamo immaginare sia la 4. La Torino-Venezia, con addirittura Trieste, vediamo come punto di arrivo, almeno su ciò che rappresenta il francobollo. Richiesta attenzione, più numerosa come serie, maggiori anche le diffusioni, quindi c'è un prezzo di inferiore, ma non di poco, perché siamo a 200 euro. Una qualità dell'80%, ancora assente la dentellatura, i dentelli del francobollo, non vi sono tracce di linguella, il precedente non aveva gommatura, è quella parte, il retro del francobollo che gli dà strutture che permette ovviamente di affrancarlo in modo adeguato. Non linguellato, 80%, 200 euro, proposta numero 5. Un paio di chiamate, circa un paio di circa due chiamate come disponibilità. La serie successiva che andremo a vedere è la terza emissione, la proposta numero 6, giugno 1945. Esattamente. La posta doveva circolare, signori. Oggi mandiamo una mail, ma la posta doveva circolare allora. Attenzione che quando all'arrivo la corrispondenza era affidata al vicino ufficio postale, quindi facevano da tramite ovviamente questi corrieri, ma l'ufficio postale riceveva, la bollava, la sottoponeva a censura. Pensate oggi la censura sulle mail, sui messaggi, pensate un po', a parte l'impossibilità di farlo. In certi casi sarebbe anche stato utile, avrebbe salvato delle sciocchezze, però non siamo di questa opinione nella libertà nell'adeguata diffusione, no, di parole nell'etere ovunque. Comunque siamo, allora abbiamo visto il Leone di San Marco, abbiamo visto l'Italia del Nord con ruota, questa è la terza e ultima missione, alla presenza della dentellatura, fu posta in distribuzione giugno del 45, i cinque contrassegni con gli stessi valori della precedente serie avevano come soggetto, e lo vedete, un postino ciclista che attraversa l'Italia, chiaro, del Nord, là si diffondeva questo servizio postale, tutti gli esemplari Coralit andarono fuori corso il 30 giugno del 45. Signori, mi farebbe immenso piacere. Cosa posso darvi in cambio? No, ve lo chiedo così, signori. Mi farebbe immenso piacere che ci fosse una persona o più all'ascolto che avesse voglia di dire: me li ricordo. Li utilizzò mio padre. Mio padre faceva parte di questo servizio. Chissà, magari attraverso un messaggio. Mi farebbe veramente piacere. Sai, li ho visti, me li ricordo proprio questi francobolli nel 45. Non sono poi... non sono... comincia a essere, sì, certamente qualcosa uno deve hanno avuto solo il 45 come anno di emissione, d'accordo. Sono 72 anni, no vabbè, ormai settantenni, ottantenni, se in buona forma, assolutamente, ma assolutamente, grandi collezionisti attivi, quindi ci mancherebbe. Magari li hanno visti in casa, su buste affrancate precedentemente, certo,
qualche anno ci vuole in più, però sarebbe, abbiamo dei collezionisti novantenni che in quanto ad attenzione vista danno dei punti a tanti altri. Quindi mi piacerebbe, mi piacerebbe poter ricevere il tuo cittadino e dire: guarda, sono Marco da Venezia, tanto per parlare di San Marco Venezia, e mi ricordo che ero piccolino, ma vedevo questi ciclisti che passavano. Sarebbe bello così, però attenzione, questo potrebbe anche dimostrare la rarità di quanto vi stiamo offrendo. Andiamo a vedere nuovamente la serie, che ha questo postino ciclista che viene rappresentata. Ecco qui, attenzione, questa immagine è un po' diversa. Primo siamo tra Pantelleria, per questo è il postino, va benissimo, però va benissimo. E in effetti, se non vado errato, che era Neruda, no? Mi sembra il personaggio. E quindi era al confino, sì, che era l'attore francese Philippe Noiret. E quindi siamo in quel momento storico, se non vado errato, perché era sotto la dittatura. A me sembra di sì, magari di questo video c'è un film che apprezzo molto, in questo momento contestualizzarlo esattamente mi sfugge, ma ci può stare di tutto in quello. Chiaro, se quella bella veduta di un'isola così alta, girata in alcune scene a Pantelleria e altre in un'altra importante isola, se mi sfugge quale, sempre della siciliana. E, no, ho girato anche a Campania? Sì. Procida. Procida, bravo. Procida, giusto. Procida. Chiedo scusa agli amici di Procida. Come? La cornicella di Procida. Ah, va bene, vedi Procida. Allora, guarda un po', vedi quanto il francobollo fa parlare, signore? Adesso sta a voi però parlare. Ah già, non vi ho ancora detto tutto però. Attenzione, siamo su quella terza emissione. Presenza dentellatura, distribuzione giugno 45, 5 contrassegni, postino ciclista. Tutti fuori, corso il 30 giugno del 45. Vi fu poi un altro servizio privato, che è quello concesso alla Sabe, di Firenze, tra Firenze e la Venezia o Giulia, utilizzando mezzi propri. Siamo nell'agosto. Alla Sabe la facoltà di segnalare sovrapprezzo di inoltre, eccetera. C'era anche quell'aspetto, e infatti se noi scendiamo sulla pagina, vedi la completezza, vi è una serie della Sabe, non le abbiamo in questo momento, del settembre 45, la quadriga stilizzata, andiamo a vedere, sono tre valori, non vi sono i francobolli, è solo un'impronta all'interno della schiena, perché c'è qua, vanno collocati quelli, però danno un piccolo saggio quasi di catalogo, anche in questo senso. Con la doppia croce di Sant'Andrea, col datario, la doppia croce di Sant'Andrea come annullo, e le indicazioni portentur diu noctuque, fra tribus italici, sì, va bene, insomma, ma andiamo sui francobolli che abbiamo, se cioè, sì, vorrei, grazie, mi piacerebbe questo, lo confermo, no, andiamo su quelli che abbiamo. Manca un ultimo piccolo dettaglio, che è piccolo anche nella richiesta, 210 euro per Coralit, la terza emissione, 5 valori non linguellati, 80% di qualità. Anche questa, queste sono quelle serie, io dico molto raffinate, sto andando un po' a un'altra tematica, che permettono di coprire quei vuoti, ma anche quella scoperta di una certa logistica nel sociale, nel bisogno di un'Italia che doveva uscire veramente dalle bombe, dai crateri, da quello che sono gli sconvolgimenti della guerra, e quindi c'è veramente questo senso così importante di poter entrare nello specifico anche di funzioni che indubbiamente aiutavano. Immaginate la corrispondenza, le linee telefoniche, ma chi poteva, chi l'aveva? Cioè diventava fondamentale. Da Firenze a Venezia Giulia, diventava fondamentale dire sì, sono vivo, mi sono nascosto per questi mesi, dal 43 a oggi, come riesco a comunicare, sì c'è un mio compaesano che va a raggiungere e gli dirò questo, che sto bene. Ricordiamo, molte volte parlando con persone
dico, ma sai, no, guarda, non voglio nemmeno ricordare certe cose, certi aspetti. Bisogna avere rispetto di questo, no? Accade, ma nello stesso tempo, quando da ragazzino ci si sedeva, non so, un attimo la sera, il proprio padre raccontava della campagna d'Albania, della campagna di Grecia, quei pochi che poterono, la ritirata degli alpini, erano racconti quotidiani che venivano portati, non me li ricordo, no? Non è... Vabbè. Allora, no, non divaghiamo, dai, stasera sono un pochino più sul divagamento. Allora, andiamo intanto ai Coralite, sulla prima serie, quella 2000 euro, solo una chiamata, sulle successive, la seconda e la terza, abbiamo qualche disponibilità nell'ordine di un paio di chiamate, quindi non è che siano poi così frequenti o così... in assoluto possibile, nonostante una richiesta che ritengo esigua, visto lo stato di conservazione anche dei francobolli, che andiamo adesso a nuovamente a interpretare, che andiamo nuovamente a vedere e a suggerire. Allora, il modo, ma volentieri, aspetta un attimo, no, un attimo solo, perché la segnaliamo, la curiosità ha portato a chiederci, visto che abbiamo parlato di regno, e un passetto indietro dobbiamo farlo perché siamo nella, 9 anni prima, nel 36 come anno di emissione, vediamo questa moneta che ha circolato nel periodo storico esattamente delle colonie. Un attimo solo che voglio fare un confronto. Esattamente nel periodo delle colonie. Ad esempio, occupazione italiana di Albania. Possiamo rivedere la proposta, attenzione, visto che ne abbiamo citata da poco, la proposta numero 16, occupazione italiana Albania, eccola, perché adesso io voglio fare qualcosa per voi. Allora, signori, allora, facciamo un abbinamento. Esatto, un meticciato, che non è una parolaccia assolutamente, tra moneta e francobollo, un melting pot, che più cosa che si sta un po' dimenticando forse in certi momenti, ma anche qua non entriamo in merito, e andiamo a vedere il volto di le due lire di Vittorio Emanuele III, perché allora, occupazione italiana dell'Albania dal 1939 al 1943. Questa moneta è del 36 e celebra l'impero, perché Vittorio Emanuele III viene proclamato re e imperatore. Sono le due lire. Attenzione, signori, io vi faccio una proposta per quella occupazione italiana d'Albania, che ricordiamo aveva e ha richiesta di 360 euro. E questo, due lire, impero di Vittorio Emanuele III del 36, sono 29 mm di diametro, 30% di qualità, moneta circolata importante, importante. Abbiamo dei riferimenti, no? di lire, ne abbiamo, non sono solo i centesimi, anche i francobolli, abbiamo parlato ad esempio di 5 lire del Manzoni, non era dello stesso anno, era precedente.
a maggior ragione, immaginate un po' anche che valore poteva avere, che costo poteva avere. 30% di qualità, signori. Allora, una chiamata sola, perché non esiste poterla, con un'offerta speciale TV, solo stasera, metti, sì, solo stasera sicuramente, a 800 euro, a 800 euro, le due possibilità. A 800, bravo, solo stasera. A 8, me la fai vedere bene, la avviciniamo quella moneta, avviciniamo il certificato di qualità Bolaffi, andiamo a vedere le due lire di Vittorio Emanuele secondo, terzo ovviamente, scusate, le due lire impero, così chiamate, l'impero era dato dalle colonie, per quello iniziò a definirsi impero. Andiamo a vedere anche il rovescio che mostra l'aquila, e beh, sì, è chiaramente è quello, no? Il tempo storico, con le lire 2 indicate, perfettamente indicate, non sono indicate, qualità 30%. Allora, signori, a 800 euro, questo significa considerare un periodo storico, se vuoi te la oriento meglio, ma credo si veda abbastanza bene, poi la vedano di persona. Poi la vedano di persona, la data è sulla sinistra, è 1936, lire 2 accanto allo scudo, ma lo scudo in realtà mostra un'aquila, no? Ricordate l'aquilotto, altro valore più contenuto, ricordate? Ecco qua, lire 2, 1936. Quindi di fronte a voi questa, questa possibilità di vedere proprio tale tangibile segno. Non facciamo scrivere nessun prezzo perché... Come si compravano? Bravissima. Allora, è certo. No, ma possiamo ad esempio sommare i valori. Cosa si acquistava? Ah beh, ma attenzione, intanto ecco quelli d'Albania che stanno passando, vedete, certamente. Solo stasera però mi copre la moneta, in effetti, è così. Però va bene, no, ma va bene, ma va bene, va benissimo, Enrico, hai ragione. Va bene, solo stasera lo so, mi piace, fallo comparire. Mi copre la moneta dicendo solo stasera questa moneta con questa proposta. Assolutamente, assolutamente. Lo stesso possiamo offrire, ad esempio, no, lo stesso, sì, i valori sono... Però questa proposta, vorrei veramente invitarvi a poterla fare nella possibilità... Beh, è chiaro, perché nello stesso tempo, legato ad esempio al 31, dai, facciamole vedere, dai, facciamo uno speciale un attimo dedicato a numismatica e filatelia, un po' un'eccezione, ma lo facciamo andandovi a presentare... ma proprio con l'intenzione di far vivere un po' la collezione in un modo... Allora, qui non voglio insistere perché assolutamente non voglio... Cioè, non voglio insistere. È qua, è disponibile. Chiedano anche singolarmente, volendo, eh? Volendo chiedano anche singolarmente. E poi, attenzione, di analogo... Qui siamo, se abbiamo citato il 36 per le due lire impero, abbiamo in oro, attenzione, il Vittorio Emanuele III, le facciamo vedere questo, il littore, il 50 lire littore in oro con un 70% di qualità e siamo nel 1831, come vedete nono anno, a sinistra del teleschermo, in oro, moneta d'oro, a 1380 euro, 70% di qualità, letteralmente certificato per il nostro pubblico. Eccolo qua, così
Stasera solo stasera lo possiamo togliere perché, beh, solo stasera perché se vai in conferma solo stasera per un po', ma qui vediamo il nostro certificato legato proprio al 50 lire littore. Mi fai vedere il certificato? Ah sì, scusami. Oro 20,5. Qui ne approfitti chi 30-12 del 2016, signori, vuol dire che è stata moneta di recentissima acquisizione, recentissima. Qui ne dovrebbe approfittare chi è giustamente pronto a... Ma sì, non ne può approfittare chi ha già un orientamento un po' legato alle monete, perché è chiaro, tutti i vari preamboli, discorsi legati anche a Bolaffi non li faccio. Ma è un vantaggio quindi chi conosce ad esempio certificati Bolaffi. Poi siamo pronti ovviamente a rispondere alle vostre richieste, alle vostre informazioni. Accanto al littore è dovuto, perché così diventa veramente documentazione storica, ma anche possibilità di... Ne approfittino stasera. Allora, stasera manca, fisiologicamente, un po' quel pubblico specifico delle monete, poi tornerò assolutamente ai francobolli, e quindi le vostre richieste che giungono saranno assolutamente assecondate subito con piacere. Ma manca quel pubblico numismatico che in altri momenti coglie al volo o raggiunge al volo la moneta. C'è un pubblico più abituato alle nostre trasmissioni filateliche. Nello stesso tempo... Signori, nello stesso tempo andiamo a considerare la buona possibilità di un'altra, e adesso inquadrato, di un altro 100 lire, sempre nono anno, 1931, un altro 100 lire famosissimo, poi vedremo anche il dritto, perché si parla dell'impero, si parla di Vittorio, che è Italia Suprora. Quindi littore, 2 lire impero, 100 lire Italia Suprora, moneta circolata, 80% di qualità, 2.165 euro. Però fammelo vedere subito, se no non riesco a tenere tutto in mano. Quindi dai, un attimo, fammelo inquadrare, poi giriamo le monete. Se no mi tieni troppo tempo. Eccolo qui. Scusate, ma sono in posizione non particolarmente agevole. 80% di qualità. E vediamo una chiamata. Una chiamata. No, 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 no. Torno alla filatelia, signori. Torno alla filatelia. Ma ci mancherebbe. Con piacere, ma, non, ma sono, c'è chi chiama, è bello, c'è chi chiama chiedendo, ma vorrei vedere anche altre monete, c'è chi chiama dicendo, ma io stavo guardando i francobolli, che mi metto d'accordo allora, ma mi scusate, no? Ma c'è sicuramente persona che dice, guarda, ho scelto i francobolli, ho scelto quella serie, mi prendo anche una moneta d'oro con Vittorio Emanuele III, re numismatico, d'accordo, che però non disegnava nemmeno di essere rappresentato a regola d'arte sui francobolli. Quindi... La settimana scorsa c'è stata una strage, compatibilmente col numero di monete, non avevamo 1.000 ma nemmeno 10, ma anche il giorno successivo di richieste. Quindi adesso però è bello che chi manda il messaggio, stavo vedendo i francobolli, va bene... Un attimo di pazienza, oppure ma vorrei vedere se c'è anche, ha parlato di Fascetto, ha parlato di... no, questi, rispettiamo proprio i nostri termini. 2.165 euro Italia Suprora, ecco il dritto, ecco il rovescio, ecco quella incredibile, un 80%, così ricco proprio di testimonianza che è quello che noi abbiamo. Non posso credere poi che mi lasciate ancora due delle colonie, non ci credo, non ci credo. Fai solo un flash sulla proposta numero uno, non dico nulla o quasi, vi do soltanto il titolo.
Vi dico soltanto, citando il certificato di qualità Bolaffi filatelico, una delle monete, scusate, uno dei francobolli più raro al mondo. 1860 Napoli, mezzo tornese trinacria su busta, quello azzurro e non il rosa, 30% di qualità. Dico soltanto questo, Non mettiamo nessuno in... Dico solo questo, qua veramente telefonare, chiedere, informarsi, cioè informarsi, chiedere, e ne parleremo con immenso, stra-immenso piacere. Adesso, a proposito di buste, poi andremo a citare qualcosa in particolare relativamente alle buste. Anzi, lo facciamo immediatamente. Qui devo dire un po' un miracolo Bolaffi, è quello che vediamo tra breve, perché... Allora, signori. Just a moment. Pensate, vi faccio vedere un libello, di memoria storica. Guardate uno dei cataloghi Bolaffi che fanno parte ormai del nostro archivio. Anni 90, vediamolo. Eccolo qua. Jules Verne, dirà qualcuno. Dalla Terra alla Luna, precursore dei cosmogrammi. Cosmogrammi, memorabilia spaziali, emissioni, chiamati plurinvest... ed è un saggio, un piccolo saggio, aggiornamento 1990, e sono 27 anni, non è che adesso ve lo voglio vendere, c'è anche scritto il prezzo, in lire, intanto per rimanere sulle lire, e sono la frontiera futura, no, attualissima, non futura, del collezionismo spaziale. Bellissima, una passione che nasce già nella generazione precedente, da Bolaffi, quindi vedere lontano. Ed è un invito che vorrei fare a tutti voi, ed è un invito che vorrei fare anche alle persone care a cui poter regalare qualcosa, magari vostro nipote, vostro figlio, appassionato di spazio, di fantascienza, di qualcosa che va a commemorare fortemente questo periodo storico. Allora, adesso lo andiamo a vedere, perché per par condicio abbiamo scelto qualcosa di americano e qualcosa di russo. Russia-America, come si chiama un tempo? No? Russia-America, Unione Sovietica, Stati Uniti d'America. Però Russia-America è un termine che si usava e credo sia comprensibilissimo, tanto per rimanere dei linguaggi già ormai un po' diversi rispetto agli anni 90, periodo della Repubblica d'Italia. Senti, ma perché io c'ho sto cavo che mi intruppo sempre dentro ogni volta, mi intruppo, Allora, cosa andiamo a vedere? Questo via, inquadrami lo spazio vuoto, il nulla, vai, vediamo un po', inquadrami il nulla che andiamo a riempire in modo adeguato, vediamo se in questo modo il nostro... Alberto riesce finalmente a far pace con i francobolli, vediamo, con le pagine e con la nostra carta, come noi definiamo. Allora, cosa vi voglio far vedere? Intanto andiamo a identificare questo. Poi se devo inclinarlo non me lo dirai te, se va bene, se non va bene. Non va bene, così va meglio. Giusto? Benissimo, ok. Allora, signori, tutto autentico, originale, NASA, e via discorrendo, tutto, la NASA, dai, anche in questo caso come la conosciamo, tutto autentico e originale, ma adesso devo ancora aprirlo, devo ancora svelarlo, devo ancora potervelo mostrare.
Bravo, dai Enrico un po'. L'iPhone Mars è possibile? No, fai te, su richiesta, ma non chiedo troppo forse, eh? Magari chiedo troppo e non vorrei assolutamente, anche perché di Marte se ne parla, ma qui siamo ancora alla scoperta della Luna. Siamo ancora nel potervi offrire proprio questa bella testimonianza storica legata a questo importante momento. Benissimo. No, no, guardiamolo assolutamente con calma. Prepariamoci assolutamente a poterlo valutare e a poterlo apprezzare, signori, perché di fronte a voi abbiamo il cosmogramma Challenger, cosmogramma Challenger degli Stati Uniti. Siamo nel 1983, chiaro, è un passo ulteriore. Il 14 agosto dell'83 decollava dal Kennedy Space Center la navicella spaziale Challenger con a bordo 260.000 cosmogrammi, primo trasporto ufficiale di corrispondenza nel cosmo. E lo vediamo, questo è il suo folder originale, eh? Chiaro, è scritto in inglese, in americano, chiaramente. È quello autentico e originale. Allora, annulli di decollo e rientro. La sua confezione originale, certificato, il suo certificato, quindi qua rappresentato. La sua indicazione precisa e andiamo a vedere, scusami, l'ho mosso, I'm sorry, e andiamo quindi a centrare e vedere quello che definiamo appunto come primo trasporto ufficiale di corrispondenza del cosmo. La busta è inserita con i suoi annulli. Attenzione. Ora io ne faccio una proposta, attenzione, perché ho detto da regalare, perché Bolaffi in questo momento a 95 euro, lo so che si dice, ma come stiamo parlando di 2000, abbiamo visto, a 95 euro vi permette, vi invita ad entrare e scoprire lo splendido mondo dello spazio, i cosmogrammi, eh? I cosmogrammi. 95 euro. È la proposta numero 23, chiaramente se va spedito, cioè come me lo spedisce a casa, è stata una spedizione verso lo spazio, va benissimo. Mi fai vedere, però Alberto, su queste cose tu devi essere scientifico, ti prego Enrico, indica i timbri, indica tutto, perché non possiamo rimanere fermi sull'immagine, forse l'hai già fatto, scusami. Ah, scusami, scusami, o lo state facendo, va bene. Però teniamo veramente modo anche di muovere la telecamera, non andiamo sempre a fare immagini, se no sembrano sempre delle fotografie. Sarà più perfetta l'immagine, ma a me piace camminare sulla busta. Ti prego, se no, allora facciamo delle fotografie registrate, le mandiamo, io parlo in diretta, ma un po' di aspetto della diretta te lo chiedo io, al di là, attenzione, non è un rimprovero, anzi, perfetto il tutto, ma mi piace che ci sia questa vivacità. Scusa, mi viene spontaneo così indicarlo, me ne prendo la responsabilità se l'immagine magari non è così perfetta. Viviamola proprio in tal senso. Poi andiamo ad aprire e a vedere l'altro lato della busta. 95. Ho qualche chiamata, signori, ho qualche chiamata. Ve li do tutti e 10. Ve li do tutti e 10. Andiamo insieme a vederli e valutare. Scusa, adesso mi fermo. Qui abbiamo, attenzione, autentica e originale. Prendano, ma a 95 euro, signori, eh? A 95 euro. Ora, facciamo conto di una cosa. Abbiamo un collezionismo mondiale, cioè andate in Cina, ve la pagano, andate, negli Stati Uniti, nel mondo. Quindi questo è un invito, è un invito assoluto. Vedete, tra l'altro si celebrava per la NASA il 25esimo anniversario 1958-1983, c'era anche questo aspetto come riferimento. Quindi lo vediamo, ci muoviamo, lo teniamo un attimo, adesso io faccio un altro movimento perché
tutto quanto il suo folder autentico di conservazione, lo andiamo a presentare, va bene? Questo è il primo che vediamo, intanto 10 chiamate tonde tonde, poi dimentichiamoci tutto, prezzo compreso, eh? Prezzo compreso. Poi andiamo avanti, vediamo un'altra proposta, perché abbiamo detto Stati Uniti... Bravi, mandate il vostro WhatsApp, chiaro, date le vostre indicazioni di indirizzo. Se no. Grazie, grazie, complimenti. Teniamo, Cristi, prego il conto, siamo a 8, quindi lo so che avete molto da fare al centralino, però non riesco io a star dietro a quante ne mancano, prego fatelo voi. Allora, attenzione, andiamo a fare a questo punto un'altra proposta e la chiamiamo il primo, l'abbiamo voluto chiamare il primo di posta spaziale per la Russia, Unione Sovietica. Del 1988, qui abbiamo visto l'83 Stati Uniti, il primo di posta spaziale per la Russia, il Penny Black dello spazio, come viene chiamato, ed è, attenzione, questa busta che andiamo insieme a vedere e valutare, destinata, guardate un po' il destinatario, ma attenzione, timbre annullo, guardate attenzione il francobollo anche. Se vuoi te la raddrizzo appena perché, ecco, così forse più in asse, grazie. Ce l'abbiamo qua presente fisicamente. Ogni tanto, Cristina, dammi il meno, eh? Sì, sì. Dammi il meno ogni tanto, certo. Quando potete, però prima che ne manchi uno o due, perché sennò poi lo andiamo a togliere. Allora, insieme a questa proposta che chiameremo numero... che chiamiamo numero 22, affianchiamo anche i francobolli e adesso andremo a descrivere anche di cosa si tratta. Allora, qui abbiamo 1988, scusate, io provo a sovrapporre, speriamo si vedano lo stesso, eccoli qua, la busta fuoriesce appena. Riesci anche a vedere i francobolli, ti danno problemi, Albert? Ok, grazie. Se possibile, e abbiamo, attenzione, uno dei principi della memorabilia spaziale che è, attenzione, la famosa Yuri Gagarin, ricordiamo, quindi l'Unione Sovietica è il primo paese a emettere un francobollo esclusivamente dedicato alla francatura dei cosmogrammi. Questo francobollo non circolava, non andava, diceva, vabbè, ce l'ho, spedisco la mia corrispondenza da Mosca a San Pietroburgo, anzi allora si chiamava Leningrado, no? Lo spedisco da Kiev, vabbè, sono cambiato ancora, però da Ekaterinburg a Mosca, va bene, no, è esclusivamente dedicato ai cosmogrammi, quello che stiamo vedendo. Un valore originario che risale al 76, sovrastampato in rosso 12 anni più tardi, con la dicitura Kosmicheskaya posta, e quindi posta spaziale, posta per i cosmogrammi. Blocco da 10 valori, nuovo, gomma integra, con gli autografi dei piloti che presero parte alla missione Mir. E li stiamo vedendo insieme, insieme a quello che è la preziosa busta primo giorno emessa dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, questo è quello che chiamiamo il Penny Black spaziale, dell'Unione Sovietica, con l'annullo e la francatura, primo francobollo di posta spaziale emesso nell'88 come primo valore per la corrispondenza spaziale tra la Terra e le stazioni orbitanti. Vi faccio vedere anche se posso... Ah, scusami, hai ragione, scusami, in questo caso... io mostro anche, eccola qua, la busta, la andiamo a vedere. La proposta di entrambi per la Russia, quindi della proposta numero 22... busta più francobolli, 120 euro, signori, 120 euro. Quindi, attenzione, scelgano entrambi, quindi
Proposta numero 22, lo stiamo vedendo, scelgano entrambi. Allora, per quello che riguarda i cosmogrammi, siamo arrivati a quota 5. Grazie, ecco, 5 cosmogrammi. Attenzione, parliamo della proposta numero, non ho dubbi, proposta numero 23, che è il Challenger degli Stati Uniti. Scegliere e mettere assieme, no, qua signori, 215, 200, nessuna spesa di spedizione in caso di scelta per entrambi, quindi per la proposta numero, quella americana e quella russa, Unione Sovietica, Stati Uniti, 22 e 23, 215 euro. 215 euro, a voi signori. Se no possiamo anche indicare singolarmente la proposta che stiamo vedendo. Singolarmente possiamo invitarvi proprio a tale specifica scelta. È da prendere anche, attenzione, quella russa, attenzione, quella russa, la proposta numero 23 e la messa assieme, ne abbiamo salvati, cioè ne abbiamo predisposti 10 di Stati Uniti, ormai 5, 10 di Russia, ancora 10, forse perché li avete visti da poco, forse perché vi stanno più simpatici gli Stati Uniti, non lo so, ma quando, da dove sono partiti i nostri astronauti italiani? Da dove? La nostra astronauta è dalla Russia, certo, quindi attenzione, parliamo anche di collaborazione europea, è il caso di dirlo. Esatto, se li prendete assieme non pagate spese di spedizione, divisi invece sì, c'è una piccola partecipazione, si vanno spediti perché siamo veramente al costo, alla purezza della proposta. La nostra Astro Samantha, no? Astro Samantha. Allora, ancora teniamo perfettamente la possibilità e la visione di apprezzarne questa bravo offerta spaziale, abbiamo voluto chiamarla così in tutti i sensi, l'abbiamo voluta chiamare in questo modo, che è un po' un gioco di parole, c'è un'offerta spaziale, offerta spaziale. Allora, avanti, no, fino a che non arriviamo a confermarli tutti, dai, forza, forza signori. Quali, Cristina? Quali? Dimmi quali ogni tanto, ti prego. Ah, sei troppo impegnata al telefono, siete troppo impegnata al telefono, avete ragione. Allora, attenzione, non fate incetta, mi dite, ho due nipoti a cui regalarli. Solo più tre. Ecco, ho 10, a Challenger soltanto più tre, va benissimo, va benissimo, va benissimo, cioè va benissimo, solo più tre, attenzione, mentre sui cosmogrammi russi 10 ancora, fermi tutti, 10 possibilità e 10 chiamate, quindi, ma li prendano assieme. Li prendano assieme, chi arrivasse adesso li faccia suoi, ma può benissimo farlo, può benissimo farlo, poi entreremo ancora nel vivo della proposta e sì, poi è Egeo in arrivo la richiesta, volentieri andremo a vederlo, certamente andremo a vederlo, intanto siamo ancora con la... Un attimo signori, se trovate la linea Piacenza, sì? Insieme, benissimo, uno e uno? Ok, allora scendiamo a 2 per gli Stati Uniti e 9 per la Russia, per adesso sono 2-9. Ancora, teniamolo un attimo, bravo, bravissimo, se vuoi alternarmi sempre le immagini, grazie solo come stai facendo Enrico, ti ringrazio di questo vostro lavoro, è sempre... e anche della pazienza che avete proprio un po' nei confronti di noi presentatori, che siamo sempre un po' dei puledri imbizzarriti a volte. Allora, attenzione, allora ne mancano 2, allora attenzione. No, c'è una conferma da Potenza, signor Guido, per la Russia. Allora, Russia scendiamo a 8, giusto? Perfetto. Mentre siamo a 2 per gli Stati Uniti, attenzione Stati Uniti, io intanto vado un attimo a escluderlo perché bastano 2 chiamate in contemporanea e poi vedremo, teniamo la Russia, ma sono 2 proposte assieme che stiamo portando a 120 euro,
Qui commettete, signori, un piccolo errore di modernità, perché, con tutto il rispetto, perché lo scoprire quello spazio ai quali, intanto così leggerisco un attimo le chiamate anche di informazione che stanno arrivando, ma arrivare a scoprire e poi magari a proseguire questa proposta può essere veramente un'idea importante nel tempo anche. Adesso qui, attenzione, qui Bolaffi veramente va a indicarvi delle possibilità che sono di partenza su una collezione molto molto elevata, molto molto elevata, cioè molto, molto di alta caratura. Ad esempio si può puntare ad arrivare veramente a una corrispondenza di un cosmogramma lunare, oppure addirittura quei naturali, come chiamiamo noi, difformi o non deformi, dei fantasmi nello spazio, lo cito così, che sono gli astronauti che hanno in alcuni una, diciamo, una mancanza, la bandiera americana, che diventa una quotazione ulteriore. C'è una bella varietà non estesissima, e questo può veramente concentrare le forze. E interrompimi pure, Cristina, sempre. Quindi è una validissima opportunità quella che stiamo dando, cominciando con un piccolo passo, è un piccolo passo dell'umanità, un piccolo passo sulla Luna è un grande passo dell'umanità. Questo è un piccolo passo economico, ma è un grande passo verso una collezione. Mi piace questa frase. Ti piace, Cristina? No, non potevi sentirmi perché... Grazie, grazie. Allora facciamo una cosa, grazie, ormai è avviato il messaggio, mi sembra. Li lasciamo al nostro centralino che gestisce. Sugli Stati Uniti siamo all'ordine, mi sembra, di 2 come disponibilità, e sulla Russia 6, 7, perfetto, grazie. Quindi lasciamo all'attenzione del nostro centralino, torniamo un attimo, ritorniamo coi piedi per terra, ma ci siamo stati anche in questo caso quando sceglievate. Torniamo un attimo a vedere, bellissimi poi tra l'altro questi cosmogrammi, come possibilità proprio di scelta. Torniamo un attimo a vedere ancora, perché era da rivedere la floreale, solo un secondo, per il signor che ha chiamato in precedenza, chiedo scusa, ma stavamo marciando sullo spazio. Bruno, grazie. Stavamo marciando sullo spazio, quindi rivediamo un attimo la floreale, del quale possiamo, ricordiamo, i 400 euro di disponibilità. E poi c'era da rivedere come richiesta, c'era da rivedere una da serie di Egeo, e in particolare però, attenzione, non solo la prima e la seconda parte la farò vedere in modo abbastanza agevole, ma andremo anche a valutare alcune serie successive di giusta importanza e di giusta attenzione da rivolgere al nostro pubblico. Quindi faremo certamente, grazie. Appena si libera una linea. Buonasera, sono Cristina. Appena si libera una linea. Sì. Mi godo un po' questi suoni telefonici che sono forieri di vostro interesse, attenzione, perché quindi, grazie, 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 anche perché vi ricordo che abbiamo abbinato due diverse proposte, quindi un qualcosa di così particolare. Benissimo, la stiamo vedendo, ricordiamo allora per il gentile Bruno, precedenza, perché si tratta di questa possibilità, il definitivi tipo floreale, 5 valori non linguellati, 50% di qualità, 400 euro la richiesta, esattamente, 400 euro la richiesta dedicata proprio al nostro Bruno. Grazie veramente per seguirci, questo sì, lo voglio proprio dire, perché è una
mi fa immenso piacere quando ritroviamo il nostro, anche il nostro pubblico, diremmo fedele o fedelissimo, in assoluto, possiamo poi citarlo, dichiararlo in questo senso. Caro Enrico, abbiamo, intanto il nostro Bruno ci farà sapere quando troverà la linea libera, no, stanno anche chiedendo valutazioni, informazioni, richieste, signori, quello che non abbiamo presente in questo momento, in questa nostra trasmissione, fateci, veramente lo chiedo col cuore, ma proprio per potervi agevolare, anche se qualcosa dice, ma sai, ho visto Bolaffi, si tratta questo, non mi manca quello, non abbiate timore a chiedere, mi piace San Marino, sì, l'ho visto l'altra volta, Trieste, non mi ricordo se lo avete, i presidenti americani, no? Visto che si parla di America, cioè, non so se Bolaffi ce l'ha, divisione per presidenti americani, quindi nella filatelia statunitense, Obama, le diverse serie, molto ricca la collezione Obama, quindi quello che può, il regno di un certo periodo, una certa rarità, il K2, il K2 come naturale, i gronchi rosa, poi non è messo, quindi attenzione, non i gronchi rosa, il K2, perché il gronchi rosa fu, certamente entrò nella proposta per poi essere ritirato prontamente, che causa un errore diplomatico addirittura sui confini del Perù. Cioè ci sono un ampio ventaglio, state certi che dal 1890 Bolaffi la filatelia, altro che se la pratica, e quindi in grado e con piacere di potervelo offrire. Allora, andiamo avanti a vedere, ecco, Egeo, mondo delle colonie, Egeo va a inserirsi, abbiamo, e lo facciamo ti prego rapidamente Enrico, abbiamo ricordato la prima e la seconda parte, quindi la possiamo vedere, l'offerta della prima parte comprende tutti i fogli d'album dell'Egeo, comprende l'album, questo che state vedendo, con la sua confezione per ospitare questo album, e comprende però anche quelle che sono le indicazioni iniziali, le descrizioni di quello che è il mondo dell'Egeo, proprio tra le prime pagine, 1912-1943, d'obbligo far rivedere la prima parte perché la prima parte porta in dote il, eccolo qua, perfetto, utilizziamo il fermo immagine della nostra presentazione pomeridiana, abbiamo qualche serie ancora disponibile, porta in dote la, anche appunto l'album, valore dei 50, attenzione, 53 valori, 53 francobolli dell'Egeo, prima parte, album 22 foglie l'abbiamo già indicato, valore 5,70, ma la nostra proposta è 245. Proposta numero 7. Esattamente, proposta numero 7. Poi abbiamo... Le vediamo. Isole italiane dell'Egeo. Non so Enrico se puoi switchare, diciamo, di immagine anche non mostrandole tutte, perché stiamo vedendo soltanto una esigua parte. Grazie. Questa è la numero 8. Andremo a vedere. Ah, sempre la 7, sì, scusami. Ma adesso sono 53 valori. Ah, bravissimo, li stai facendo vedere velocemente, ti ringrazio. 52 valori, ma perché li faccio vedere velocemente? Perché è già da alcune richieste che stiamo tornando a mostrarli, parlo di questa nostra trasmissione e la precedente di questo pomeriggio, ma lo segnaliamo al nostro pubblico. Questo cosa significa? Non è che vogliamo ignorare, magari mi stava interessando una chiamata, un messaggio, posso vederla bene e io vi faccio vedere francobollo per francobollo, francobollo per francobollo. Quindi vediamo anche i segnatasse che appartengono a questi, alcuni sovrastampati, altri già direttamente con indicazioni isole italiane dell'Egeo. Cosa rappresentano quello che stiamo vedendo sempre per la proposta numero 7? Celebrano chiaramente quello che è un passaggio importante dei primi francobolli italiani del Dodecaneso, emessi pochi mesi dopo l'occupazione di Rodi, ad esempio, ma portavano l'indicazione Egeo, poi ci sarà uno sviluppo ulteriore che andremo a vedere.
La 8, vediamo la proposta numero 8 che ci propone importanti 20 valori di giusta rarità, valore di catalogo 865 euro. A 380 vi diamo questi 20 valori che state vedendo adesso ed è la proposta numero 8. Benissimo, benissimo. Va bene, E grazie. del Leggeo parte seconda Va io. bene, va benissimo, grazie. Grazie, qualche disponibilità ancora quindi è presente. Mentre per quanto concerne la seconda parte, le vignette col Cavaliere di Rodi, l'isola era stata sì dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, poi lo vedremo, o forse è già comparso, adesso sto seguendo un attimo anche il nostro centralino. Seconda serie, seconda parte meglio, perché è composta da diverse serie, 20 valori a 380 euro. Abbiamo poi, attenzione, un'altra importante possibilità, bellissima serie, che è la serie, qui abbiamo qualche possibilità, anche se ha ricevuto alcune conferme, anche in questo caso, che è la serie, una commemorativa bellissima, che è quella, la proposta numero 9, dedicata alla chiamata Pro Società, si chiama la Dante Alighieri, ma Pro Società Dante Alighieri. E la facciamo vedere un attimo. Ti spiace? Sì, dai, vediamola proprio qui per questa immagine di riferimento, ma vorrei proprio mostrarla qui dal vivo, la proposta. Dai, facciamo un po' un'eccezione perché vedo in francobolli un po' storti, li abbiamo invece ricollocati meglio. Eccola qua, guarda. È il lotto numero 9 Dante Alighieri. Questa intera pagina comprende tutto il lotto numero 9, la serie Dante, 19 valori a 120 euro, signori. 120 euro. Le conquiste, il possedimento, la gestione delle isole, perché poi in realtà fu uno spazio liberato dagli ottomani, no? Liberato e quindi l'Italia rientra addirittura sui possedimenti che furono già di Venezia, no? In uno scambio non particolarmente doloroso in quel momento storico. Ecco poi l'idea della seconda guerra mondiale di riconquistare, di entrare anche nella Grecia, diciamo continentale o meglio nella penisola. Conoscendo già le isole dell'Egeo, un tentativo un po' maldestro, perlomeno, che ottiene una strenua resistenza da parte della Grecia stessa. Quindi poste italiane, vedete, ma sovrastampa isole italiane dell'Egeo. 120 euro, attenzione, cifra che rispettiamo, perché in filatelia, avete visto prima quei francobolli 95, non bisogna snobbarle certe cose, perché è vero, ci sono i valori importanti, elevati, dei prezzi elevati ed è giusto perseguirli. Ma vi sono anche delle serie, magari più contenute, un pochino più emesse, già meno emesse quando si tratta di sovrastampa isole italiane dell'Egeo, cioè questo timbro, ma non un timbro del viaggio, un timbro di dedica, cioè dedicato a una distribuzione presso le nostre truppe nelle isole appunto italiane, possedimento italiano. E quindi Dante Alighieri, fondazione che era riservata. Vedete quanti uomini illustri, vediamo il Leonardo da Vinci, vediamo qui addirittura la macchina volante di Leonardo che ricorda Icaro. E ci troviamo di fronte a una serie comunque interessante che va a inserirsi perfettamente in questo contesto delle colonie. Prof. Dante Alighieri cosa ricordava? Non è solo Dante Alighieri, ma è soprattutto una società, una. Si occupava in questo caso
di gestire il patrimonio, di curare il patrimonio nazionale, restaurare i monumenti, quindi venne proprio costituita meglio, per quel significato. Chiaramente è gestita dallo Stato e potremmo dire forse partecipata, ma non mi sbilancio perché è un termine magari non corretto, quindi il senso però potrebbe essere quello, per cautelare, no, quelli mi servono tutti domani, Cristina. Lascia, ti prego, se no me li dimentico. Sì, no, hai ragione, no, ma c'è anche quello, sì, anche quelli mi servono, quindi aspetta sul nostro strumento perché andiamo a perfezionare proprio i nostri studi. Quindi siamo a 120 euro, 19 valori, una chiamata assolutamente possibile per arrivare a questa proposta. Ancora, li vediamo, li stiamo vedendo tutti, mi piace poterveli mostrare, mi piace invitarvi a tale scelta e a mio avviso chi colleziona il regno e magari già possiede questa commemorativa, la società Dante Alighieri, la Pro Dante Alighieri, chiamata appunto Dante, abbreviata, serie Dante, la dovrebbe fare anche per quella delle colonie, per le sovrastampate, sarebbe un'indicazione a mio avviso molto molto utile. Ed è la numero 9, va bene? Quindi andiamo proprio ad apprezzarla ancora una volta. Teniamola però l'attenzione perché, ripeto, in filatelia, se mi vuoi dare anche una telecamera, magari così posso anche chiarire un concetto che... In filatelia, se qualcuno dice, ma sono solo 120 euro, commette un errore. Si può dire solo 120 euro, certo, dice una serie che dovrebbe costare 500, solo 120 euro, ma bisogna capire perché. Questa serie ha un valore adeguato, questa serie dei 120 euro merita assolutamente questa richiesta. Attenzione, ci sono tutti i telefoni che stanno esplodendo letteralmente a mezz'ora dalla fine. Quindi soltanto un po' di pazienza, perché non si devono snobbare i 120 euro? Chiedo scusa che in questo momento ci sono più telefoni che squillano, solo un attimo di pazienza, chiediamo se possiamo richiamare noi, se disturbiamo, richiamate fra 5 minuti. Adesso una linea, niente. Vi dirò io quando una linea si libera, perché sono arrivati alcuni squilli, ma non potevamo rispondere. Rispondi solo un attimo, Cristina, chiedo pazienza a chi, perché ci state subissando di chiamate. Solo un secondo di pazienza, perché stiamo veramente gestendo le vostre chiamate, ci fa immenso piacere, ma non è la prima volta. Non è la prima volta. Allora, andiamo a vedere... Andiamo a vedere nuovamente questa serie. Cristina, mi raccomando, gestisci un attimo solo, ecco. La posso? Sì, metto giù un attimo così lei guarda. Ecco, bravissimi, perché sennò devo andare io al telefono. Perché... In attesa, così lei guarda le cose e poi ci risentiamo. Benissimo, grazie, grazie. Grazie anche a chi ha la pazienza di attendere. Sentivo Giovanni da Taranto, se puoi sì. Fare una carrellata. Giovanni da Taranto, grazie. Allora, scusi, allora Giovanni da Taranto, volentieri, dammi un attimo la telecamera. Giovanni da Taranto, grazie per essere con noi. Chiedo scusa se siamo stati un attimo sbrigativi, perché abbiamo tante telefonate in corso. Volentieri, allora, per il signor Giovanni, facciamo una, e per chi si è messo all'ascolto, facciamo una carrellata delle nostre proposte. Allora, e in cosa consiste? Allora, le nostre proposte sono consistite questa sera in un rientrare, ritrovare degli aspetti legati alle colonie. Ma mentre in un recentissimo passato siamo andati all'espansione, qui siamo andati alla contrazione delle colonie. Perché? Perché abbiamo parlato, intanto dell'Egeo, no, perché siamo in pieno Egeo e non ci siamo più dedicati all'Africa, ma bensì al mondo dell'Egeo. Quindi abbiamo la prima e la seconda serie. Facciamo una cosa, Enrico, ho proprio bisogno di te, perché... Segui attentamente le mie parole se puoi, per Giovanni e perché si è messo all'ascolto adesso. Abbiamo proposto la prima serie dell'Egeo, quindi Isole Italiane dell'Egeo, mi fai vedere soltanto magari la prima pagina, che è la proposta numero 7, 53 valori a 245 euro. Ovviamente, signor Giovanni, e chi vorrà
le chiederò la cortesia di, chiamandoci, di dire voglio rivedere attentamente quello e per me sarà un piacere poterlo valutare. Numero 8, non chiamino per valutazione in questo momento perché stiamo prendendo una dietro l'altra chiamate di conferma, quindi solo vi chiedo la cortesia, valutazione quando volete, non in questo momento. La seconda parte dell'Egeo, gentile Giovanni, che va a inserirsi, a 380 euro la proposta numero 8. 380 euro sono 20 valori Egeo seconda parte. Grazie Enrico, sta facendo un lavoro splendido di resumé. Poi vi stavo facendo vedere la serie Dante sovrastampata, 19 valori, a 120 euro, che è la proposta numero 9. Quindi andiamo a vedere tra breve la 9, l'avevo tra le mie mani, ecco qui la 9. L'andiamo un attimo a osservare, la bella serie Dante sovrastampata Egeo a 120 euro, la proposta numero 9. Poi andiamo avanti, vediamo Castelrosso, la proposta numero 14, attenzione, proposta numero 14, la collezione Castelrosso, sono 15 valori, eccola qui, a 120 euro. Sono 15 valori a 120 euro. La stiamo osservando. A Castelrosso si può aggiungere anche, eccola qui, ricordo, mi spiace che passa il decreto, non riesco a ricordare il numero, lo dico io a voce, è la numero 14 come proposta. Ricordiamo anche la possibilità di aggiungere quella serie un po' particolare che è questa qui, la Ferrucci, numero 15, a 195 euro. Poi, attenzione, abbiamo presentato la numero 16, Castelrosso e Castellorizzo, è un'altra isola che è una serie proprio a sé dedicata. La numero 16 che andiamo a vedere ed è l'occupazione italiana Albania, la numero 16, che è composta da 17 valori. Basta, andiamo alla 17, ti prego, se puoi. Scusami. 17, occupazione italiana d'Albania, a 360 euro. Sono 17 valori più i fogli d'album, molto interessante e poco presentata, fu l'emissione anche dedicata all'Albania, ma perché entra nell'Italia? Perché nonostante fu un'emissione voluta all'Italia, in quel momento storico dove vennero emessi anche francobolli per il territorio albanese, quindi occupazione italiana dell'Albania, 360 euro la proposta è la numero 16. Poi attenzione, abbiamo quelli di Posta Spaziale, li facciamo vedere dopo, scusa, perché abbiamo una serie bellissima che è l'occupazione britannica, partendo dal tramonto di un impero, con 21 valori, la proposta è il numero 17, quindi lasciamo un attimo l'Albania, occupazione italiana. L'abbiamo chiamata il tramonto di un impero perché è composta da due parti. La prima parte sono 21 valori a 225 euro. 200, occupazione britannica delle colonie italiane. Cos'era? Era quando ormai l'Italia circondata dovrà lasciare nel 43, questo 42, ma parte poi del 43 già sovrastampata perché lascerà i propri territori, l'Alamein e poi sapete il 43 ovviamente. Il cambio di fronte, gli inglesi entrano nei territori africani, diciamo del continente africano occupati dall'Italia, con Somalia ad esempio. Comunque 225 euro la proposta 17 e occupazione britannica la numero 18, quindi vediamo ancora numero 18, 485 euro per 53 valori, molto belli, di occupazione britannica. Idealmente sarebbe bello unire come occupazione britannica e colonie italiane sia la 17 che la 18, quindi potremmo proporre questo. Scusate la velocità, ma con
20 minuti voglio proprio darvi questa possibilità. Questa è la proposta numero 18. Andiamo un attimo a vedere poi le tre proposte che abbiamo qui di fronte. C'è anche molto bello Coralit, potremmo anche... Scusami allora, mi fai vedere un attimo Coralit, un attimo solo Coralit e poi ci prepariamo con questo. Coralit che sono tutte e tre le serie, quindi quelle comunicazioni autorizzate del Nord Italia. Le vediamo, signor Giovanni, dico lei perché ha più familiarità con noi, me lo rivolgiamo a tutti. La prima emissione che vediamo, quella molto rara, tutte nelle condizioni, quindi un 100% di qualità, a 2.000 euro. La seconda emissione a 200 euro, 80% di qualità. Ecco questa qua, la seconda emissione, a 200 euro. E la terza emissione, 5 valori, eccoli, a 210 euro. E la proposta numero 6. Benissimo. Andiamo a vedere adesso... Numero 1 di nome di fatto, Napoli, Mezzotornese, Trinacria, a Subusta, capolavoro, 19.500 euro. Definitivi, tipo floreale, 5 valori, non linguellati, 50% di qualità, anche questi molto apprezzabili, a 400 euro. La bella Manzoni, siamo nel regno, prima periodo antico, adesso siamo nel regno d'Italia, entrambe del 23, sia la Floreale che la Manzoni, a 1975 euro. 1970, perché mi ha fatto un piccolo arrotondamento, bellissima serie, imperdibile questa per Manzoni, a un 40% di qualità. Allora... E poi le due le spaziali, le serie spaziali che erano rispettivamente la numero, il primo di posta spaziale, il numero 22, Russia, e il 23, Cosmogramma Challenger, 120 e 95 euro rispettivamente. Questo è il numero 22, primo di posta spaziale, con i francobolli firmati ai cosmonauti, e il 23, Cosmogramma Challenger, la proposta a 95 euro che stiamo vedendo. Mi fai vedere quando puoi il 23, ti prego. No, ma hai ragione Enrico, scusa, sei stato iperveloce. Allora, ecco qui. Perfetto, il 23, 95, Cosmogramma Challenger dell'83. Celebrazione anche dei 25 anni della NASA, tutti gli annulli a posto ovviamente, autentico. E chiaramente il Bonafi è questo. Allora, uff. Lo so, signor Giovanni, e di conseguenza spero di aver creato un po' troppa confusione in questa velocità, ma è dovuta semplicemente perché mancando circa 15 minuti volevamo essere alla massima soddisfazione. Io sottolineerei fortemente anche quella bella scelta dedicata alle colonie, alle geo, la sottolineerei con forza, sottolineerei ad esempio quella serie Dante molto bella. Bello poi un termine, dice, vabbè, bello perché va venduto, no? Ci sono proprio degli equilibri, delle qualità che vanno rappresentati. Il Floreale è splendido, la Manzoni è molto interessante. Ecco, vi invito veramente a chiedere la possibilità di richiedere ciò che avete visto, dicendo, guarda, mi incuriosisce e ho tempo adesso di rallentare un attimo e di mostrarvi magari la vostra richiesta senza nessun tipo di impegno. È chiaro che mi diventa difficile con 15 minuti circa andare a riproporre tutto quanto. Chissà, il signor Giovanni tra l'altro mi sembra collezione Regno, Cristina, se non vado errato, perché adesso cioè un bel collezionista come definiamo noi, cioè molto attento. Stavo precisando una cosa proprio sulla serie Dante. E cioè, quei 120 euro di richiesta e così, in filatelia hanno un significato, perché in filatelia c'è quella necessità e quella perfezione, quell'attenzione di calibrare anche la vostra richiesta in una direzione che è quella importante di accrescere una collezione rispettando anche le indicazioni di una cifra che, seppur diciamo contenuta, ha merito e ha valore nel contesto. Perché si può parlare solo di top lot,
ma attenzione, è formato da tanti mattoncini una collezione, e quindi andare specificatamente su una serie, tanto grazie a una gentile telespettatrice che, se non sbaglio, ha scelto il la Russia, vero Cristina? Benissimo, quindi grazie proprio per questo. Quindi andiamo proprio un po' a vedere, a considerare, io ad esempio andrei però un attimo anche sulla Manzoni e sulla Floreale. Andiamo sulla Manzoni un attimo, dai, che è una serie bellissima e siamo a quasi 2000 euro, però in questo caso troviamo veramente un 40% esplicitato fortemente di qualcosa che è imperdibile. Chiedo scusa, non ricordo esattamente ciò che possedete, mi rivolgo al plurale, o ciò che avete già scelto. Mi farebbe veramente piacere un'indicazione da parte vostra. La proposta che ci parla del cinquantenario manzoniano, con addirittura delle cornici interne alla vignetta, con delle citazioni forti, di un mondo che conosce bene l'oppressione, la malattia, pensiamo alla peste a Milano, pensiamo, cioè ci sono veramente dei temi così importanti. Cristina, vuoi per favore per caso... Ma sì, assolutamente, perché speriamo ovviamente di non disturbare nessuno, ma per noi con piacere, stavamo facendo una bella conversazione, quindi sarà bello proprio poter intervenire. Buonasera. Ecco, visto che abbiamo interrotto il signor Giovanni, ci fa piacere proprio fargli un saluto. Oh, ma che tristezza. Ma pensa. Com'è il segnale 132 in regia? Ok, sì. Perfetto. Benissimo, così possiamo... Oh, benissimo, possiamo proprio segnalare... Mi piace. No, lo so, ma sì, deve essere successo qualcosa, però, perché 127 ha perso un po' il segnale, però se scompare anche il 132 non va tanto bene. Ecco qui, vedete, comunque lo vediamo, lo andiamo ad apprezzare proprio l'attenzione del nostro pubblico. Intanto grazie per un'altra... conferma, grazie per un'altra conferma che ci sta dando sullo vediamo. Allora andiamo a rivedere Dante per una scelta, complimenti per la conferma. Abbiamo qualche chiamata su Dante, quindi andiamo proprio a considerare nuovamente. Un attimo solo, che è necessario poterlo presentare. Un saluto a Giovanni, da parte mia, Cristina. Sì, grazie, benissimo. Eccolo qua, lo andiamo a rivedere, la bella serie dal vivo, qua, proprio dal... Allora, un'altra conferma sul Dante, sì, abbiamo qualche chiamata, quindi torniamo a questa bella proposta, 120 euro, ricordiamo la proposta che stiamo offrendo, ed è la numero 9, Egeo serie Dante, 19 valori, 120 euro la richiesta, quella che stiamo... proprio segnalando per voi alla vostra attenzione. Ogni personaggio, il Machiavelli, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, i poeti stessi, i compositori, una commemorativa di grande valore, una commemorativa che ci porta effettivamente a sondare anche quella che è un po' la bellezza dei francobolli italiani, che cercavano anche un po' l'approvazione, no? Andando a rappresentare l'Italia attraverso le sue... Oggi si parla di eccellenze, oggi il Foscolo, oggi si parla di eccellenze proprio nel mondo in cui noi viviamo, fatto magari di aziende, ma gli uomini illustri, termine non desueto, ma un termine singolare, importante proprio da segnalare ancora al nostro pubblico per la bellezza e l'importanza di quello che stiamo vedendo e che ancora vi invitiamo a considerare insieme proprio al nostro pubblico.
Giulio Serie Dante, la segnaliamo ancora un attimo proprio perché c'è stato interesse. Queste sono le poste aeree, Italia Poste Aeree è quella che stiamo specificatamente vedendo. E poi torneremo ancora, sì Cristina, grazie, certamente, poi torneremo ancora a valutare e a vedere, ad esempio, la proposta legata a Castelrosso, perché anche quella ha il suo perché nelle famose colonie. Guarda che... Bellissimo. Assolutamente. Allora, Castelrosso, grazie. Grazie Enrico per la visione del nostro Castelrosso che andiamo subito a centrare insieme al nostro pubblico Castelrosso e ne ricordiamo, attenzione, è la numero 14, avevamo anche un Castelrosso serie Garibaldi, ma quella è stata confermata, vero Cristina? Castelrosso serie Garibaldi, confermata, quindi non la mostriamo. Collezione Castelrosso, i 15 valori che si aprono proprio con queste importanti pagine. E che andiamo a segnalare, guarda, benissimo, ma benissimo. Con la possibilità, con la proposta numero 14. 15 valori, quindi comprende, noi definiamo parti, ma prima e seconda parte, 15 valori nuovi, non annullati, nelle caratteristiche migliori per il collezionismo, sempre 120 euro. Adesso sì che la vediamo con calma, perché prima abbiamo un po' corso e adesso su vostra richiesta, con piacere possiamo vederla e valutarla con calma. In caso, certamente ci sarà modo di valutare anche insieme un'altra possibilità legata a Ferrucci, ma andiamo con calma proprio su questi 15 valori, vediamoli uno per uno, entrano tranquillamente di diritto. Va bene, allora guarda, sai cosa facciamo, anche li possiamo apprezzare. Questo non ce l'ha. Allora li facciamo vedere perché sono bellissimi. E dietro. Gira pagina. C'è tutto. Allora dai, vedi che lo... Allora Castelrosso, guardate questa stiamo vedendo, però andiamo a vedere anche l'altra serie così bella perché ci definisce con Castelrosso la piccola isola a sud-est di Rodi, non nel Mar Egeo in realtà perché siamo già sotto la Turchia spostati ancora, eppure ha spesso seguito le sorti del Dodecaneso, di una decina di chilometri quadrati, circa 2000 abitanti, Castellorizzo, il famoso film mediterraneo di Salvatores, e nell'800 i suoi abitanti parteggiarono per la Grecia durante la guerra con la quale la penisola ellenica ottenne l'indipendenza dall'impero ottomano. Alla fine del conflitto l'isola venne riconquistata dai soldati dell'impero. Nel 1912 la marina italiana occupa Rodi e le isole del Dodecaneso,
Gli abitanti di Castelrosso chiesero di essere annessi all'Italia. E quando il comandante dell'operazione militare italiana, ammiraglio Giovanni Ameglio, rifiutò, insorsero imprigionando il rappresentante locale dell'impero di Istanbul e si diedero un'amministrazione autonoma. Io devo capire perché dice, ma noi vogliamo essere annessi in Italia, rifiuto. Vabbè, certo, c'era ovviamente di mezzo un terzo padrone, diciamo così, che era il rappresentante dell'impero ottomano. Ma poi cosa succede? Nella prima guerra mondiale, dopo che l'impero ottomano entra nel conflitto e si schiera a fianco di Austria e Germania, l'isola fu occupata dalla marina francese e alla fine della guerra il trattato di Sèvres assegnò l'isola all'amministrazione italiana e la Regia Marina finalmente la occupò, ma con la gioia o perlomeno con la soddisfazione dei suoi abitanti. Poi ci saranno altri momenti storici. Vediamo ancora, che andremo a chiarire ulteriormente. L'altra serie è quella di Ferrucci, quindi Ferrucci che si aggiunge sempre a Castelrosso. Eccola qua, l'abbiamo vista precedentemente un po' velocemente. No, qualche chiamata possiamo accontentarla. Grazie anche per le vostre segnalazioni. Numero 15, Ferrucci, 5 valori, 1930. Tre chiamate, erano quattro, ma sono tre chiamate, 195 euro. Una commemorativa, chiedo scusa se ogni tanto uso i termini tecnici, insomma, comprensibili, però magari un po' meno orientabili per chi segue per la prima volta la filatelia qui in Bolafi in televisione. Ecco qui, e siamo davanti alla proposta, benissimo, che andiamo a suggerire ovviamente al nostro pubblico, che siamo a suggerire ai nostri telespettatori. Quindi un invito veramente a vederla, un invito a 195 euro ad apprezzare questa serie più rara. Ci sono meno, costano un po' di più, ma c'è sempre ovviamente un motivo in tutto ciò che vi stiamo offrendo, in tutto ciò che stiamo vedendo. Mi fai solo un flash sulla Russia, perché ancora stanno giungendo WhatsApp che la chiedono, ho veramente pochissimi esemplari, le andiamo a vedere. La numero 20, cos'era la 22? Andiamo un attimo a controllare, solo la 22, sì. Il primo di posta spaziale, 22, quello a 120 euro, ecco qua, offerta spaziale, come abbiamo voluto esattamente indicare al nostro pubblico. Sì, teniamola un attimo, almeno per un minuto ancora teniamola, così almeno non ci rammarichiamo se ancora avrà questa... possibilità. In realtà abbiamo sia la busta e sia i francobolli della Mir. Siamo nel 1988, i francobolli sono firmati. Il primo posta spaziale perché? Perché questo cosmogramma fu destinato esclusivamente per le missioni spaziali. Simpaticamente lo definiamo il Penny Black dello spazio. Bene signori, allora intanto siamo in ringraziamenti, ringrazio veramente tanto Cristina che condivide con me queste ore di presentazione e il suo centralino, grazie per la loro disponibilità veramente alta. Grazie a voi per l'ascolto, grazie al nostro Alberto ed Enrico. Dimmi,
Anzi, ah, 30 secondi, va bene, più che salutare, grazie a Sandogeo, grazie a Bolaffi, venerdì vi aspetta Lorenzo alle 21 con una bellissima trasmissione numismatica, vi aspettiamo, non mancate, domani siamo in azienda, potete chiamare con voi, qualche ripensamento, ma guarda, è venuto in mente di, parlateci tranquillamente, ci farà immenso, immenso piacere poter dialogare assieme. Grazie a tutti, un buon riposo, una buona notte, alla prossima.